cambia nulla, le polemiche nel PD sono ancora nell'aria. Non è obbligatorio sapere i fatti, ma sarebbe fortemente consigliabile studiarli. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi, preso di mira dal più duro dei suoi avversari, replica con analoga perfidia. D'Alema, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Tutte le volte che parla recupera un punto nei sondaggi. Chissà se ha ragione lui o se si è fatto un po' prendere la mano, come teme Michael Dubs, l'autore di House of Cards, libro e fiction culto per il presidente del Consiglio. Looking into a bookshop in Rome and buying a copy. I thought it prudent to drop him a note and remind him that it's a work of entertainment rather than a set of instructions. Servirebbe qualche manuale, invece, per capire come uscire dalla crisi economica. Che l'articolo 18 sia la soluzione non lo pensa nessuno, nemmeno chi è favorevole alla sua abolizione. Può avere degli effetti, ma non penso magici. Se tu c'hai il negozio pieno, assumi anche con l'articolo 18. Se hai negozio vuoto, non assumi neanche se non c'è più l'articolo 18. Io voto per toglierlo. E i negozi sono vuoti, vuotissimi. Il PIL scende ancora sotto lo zero, mentre la disoccupazione giovanile sale oltre il 44%. Così il governo chiede un anno di tempo in più all'Europa per raggiungere il pareggio di bilancio e pensa a mettere altri soldi nelle tasche degli italiani. Sul TFR ne parliamo. Io so che c'è un sacco di gente che, discute molto di questa cosa. Cosa vuol dire? Anziché tenere i soldi da parte alla fine del lavoro, te li do tutti i mesi. Che vuol dire per uno che guadagna 1.300 euro un altro centinaio di euro al mese. C'è anche una parte di persone che dice, però io preferirei tenerlo da parte perché se no me li spendo, magari poi arriva il matrimonio di mia figlia, ho da comprare la casa, appena vado in pensione, discuteremo e decideremo nei prossimi giorni. Allora, buongiorno, bentornati all'Aria che tira, sono molti, l'avete visto dalla nostra apertura, i temi sul tappeto, l'economia è il tema centrale, i dati che ci vengono raccontati tutti i giorni da l'Istat e tutti gli organismi internazionali sono terribili. Ho fatto vedere prima, durante l'anteprima, il titolo del Tempo che mi ha veramente colpito molto stamattina, ogni 4 minuti un giovane perde il lavoro, è un'affermazione tragica, direi. C'è il tema Europa sullo sfondo, Padoan ha fatto capire che chiederemo all'Europa di avere una maggiore flessibilità e vi dico subito che la Repubblica in questo momento apre il sito repubblica.it con la seguente notizia: la Francia si ribella alle regole di Bruxelles, basta misure di austerità, deficit PIL, che è il famoso rapporto del 3%, al 4,4%. Parigi rientrerà nei parametri soltanto nel 2017. Quindi, giusto per dirvi che i guai non ci sono solo a casa nostra, ma insomma che tutta l'Europa è in un momento di grande difficoltà. Dall'altra parte però naturalmente non si sono placate le polemiche, buongiorno, benvenuto Cicchitto che è entrato, non si sono placate le polemiche all'interno del PD, dove non si placano mai, non è una notizia questa, lo so bene, però ve la do comunque, anche perché ieri sera Crozza da par suo ha raccontato che aria tira dentro il PD, andiamocelo a rivedere perché non possiamo farne a meno, lo sapete. Ciao Giova, che spettacolo! La direzione del PD, che spettacolo! Ieri tutti insieme che parlavano uno dopo l'altro, no? Ci sono state le nuove proposte e poi Big. Sembrava Sanremo, cazzo. Bersani e D'Alema hanno creato, sai, quell'effetto Mattia Bazzar col nuovo singolo. E tu dici, minchia, ma ancora Mattia Bazzar, ma ormai hanno dato tanto, anche basta. Cioè, bravi, Mattia Bazzar, però basta. Ora ti racconto un aneddoto strano, Giovanni, perché è veramente bizzarro. L'altro giorno in America è successa una cosa strana. Un signore, un tizio qualunque, eludendo tutti i controlli, è entrato indisturbato fino al cuore della Casa Bianca. E tutti gli americani si sono chiesti, ma come cazzo fate ad arrivare fin lì? Ecco, Giova, ieri, mentre parlava Renzi, tutta la minoranza del PD ha pensato la stessa cosa degli americani. Ma come cazzo ha fatto Renzi ad arrivare fin lì?
E allora, era il mitico Crozza, sì, benissimo, la minoranza del PD ancora non si è ripresa, questo è poco ma sicuro. Nel frattempo però, come dicevamo all'inizio, il Paese è agitato da problemi molto ma molto seri. Ne parliamo questa mattina con i nostri ospiti, appena arrivato Fabrizio Cicchitto, l'avete visto entrare, deputato del nuovo centrodestra, che ha dichiarato non torneremo mai all'ovile. Io però le devo dire fin da subito per correttezza, che sta arrivando qui a momenti Paolo Romani, che è il capo dell'operazione Lessi, che deve riportare quelli dell'NCD dentro Forza Italia. Così lei si regola e vede come porsi questa mattina. Benvenuto. È venuto a trovarci, prima volta da Rechettira, ne sono molto contenta, Vincenzo Novari, che è un manager, è un imprenditore, è, non è un padrone, l'ho detto già quando ho presentato l'anteprima, e che dirige una grandissima società che si chiama H3G, che si occupa di telefonia mobile, un'azienda con 2.700 dipendenti che fattura la bellezza di 1,75 miliardi di euro, fa parte di una multinazionale cinese. È molto importante avere il suo punto di vista stamattina, perché su tutti i temi di cui parliamo in questi giorni, articolo 18, licenziamenti sì o no, sentire uno che poi tutti i giorni si trova a doverne, insomma, a doverci fare i conti, secondo me ci dà un po' più di chiarezza, forse riusciamo a uscire un po' da questa derby, come direbbe Matteo Renzi, ideologico. Tra l'altro, Novari è renziano, nel senso che gli piace Renzi ancora, o è diventato come Della Valle, un ex renziano, adesso lo considera sola, giusto per così orientarmi? No, assolutamente no, io credo che insomma ci sia un grande bisogno di cambiamento e credo che il presidente Renzi incarni questo cambiamento. Poi sui contenuti, sulle sfide, sulle proposte che sta portando avanti, credo che come sempre insomma ci siano delle cose che hanno un grande valore e delle altre cose che invece hanno più un valore simbolico. Però insomma io credo che la situazione sia talmente grave che ci si può permettere di scherzare fino a un certo punto. Il sistema per 20 anni è stato totalmente ingessato, cioè ci siamo contrapposti su sfide totalmente slegate dalla dinamica, e quindi oggigiorno abbiamo bisogno veramente di uno scatto assoluto, perché sennò continuando a parlare non andiamo da nessuna parte. Vi presento anche da Torino Sergio Chiamparino, governatore della regione Piemonte, ben trovato. Naturalmente anche lui è, potremmo definirlo, una vecchia guardia del PD che però piace a Renzi, dialoga con Renzi, anzi dirò di più, Renzi gli manda dei messaggini in cui gli dice caro Sergio media tu, dico bene Chiamparino? Sappiamo tutto di lei, anche i messaggini. Intanto, buongiorno a tutti, preferirei presidente che governatore, perché non siamo in America. Seconda cosa, mi ha solo mandato un messaggino per dire che condivideva una mia proposta su sto tema dell'articolo 18, poi che in parte almeno è stata poi anche recepita nella risoluzione della direzione, tra l'altro. Ma mi riconosco molto in quello che ho sentito dire dal dottor Novari, di cui non so, forse faccio male a dirlo, ma credo di essere cliente e soddisfatto. Speriamo. Anche. Pubblicità, non sia mai. Abbiamo gli appositi break per la pubblicità, Chiamparino. No, ma la cosa che volevo sapere da lei adesso, prima di entrare sul tema, appunto, sul grande tema dell'economia reale, ma invece che effetto le ha fatto dalla sua poltrona di presidente in Piemonte, quindi insomma dove lei si sta occupando di tanti problemi locali, vedere quella roba dell'altro giorno, quella mega direzione con appunto i big, i nuovi entrati, insomma quei toni anche, D'Alema è stato durissimo, Bersani ha parlato di metodo boffo, insomma roba non da poco. Ma guardi, io, a parte che se non avessi avuto col ministro Martina un incontro con i ministri europei dell'agricoltura qui in Piemonte, sarei andato alla direzione perché mi interessava partecipare, anche solo per sentire. Ma l'impressione che mi ha fatto, l'ho detta anche in qualche intervista, cioè è che da figure che io rispetto molto, non solo, ma che con cui ho anche avuto rapporti positivi in passato, come ad esempio D'Alema,
che sono sempre stati molto attenti alla realtà. Cioè, io mi ricordo i messaggi di D'Alema quando da Presidente del Consiglio sfidò Cofferati sul realismo della contrattualistica sindacale, sì, dicendogli: voi firmate il vostro contratto nazionale, ma però non andate a vedere che nelle aziende. Ecco, mi ha stupito il fatto che invece adesso ci sia questa posizione che è avulsa dalla realtà, perché, cioè, ripeto, io sono uno di quelli che è convinto che l'articolo 18 ha concretamente un'influenza relativamente limitata, però ha un valore simbolico grande, che è quella di dire: ok, passiamo da una società in cui gli imprenditori erano padroni e c'era una contrapposizione nel mondo del lavoro a un mondo in cui, ma questo c'è già da anni, da decenni, in cui bisogna cooperare sui luoghi di lavoro, perché non c'è azienda che sia di successo che in cui non ci sia cooperazione forte, allora, che ci guardi, siano meno i sindacati sui luoghi di lavoro. Pianparino, ci arriveremo, perché racconteremo proprio un caso di questo genere, di come la contrattazione territoriale sia molto più avanti spesso di quello che accade nelle sedi sindacali a Roma. È arrivato Paolo Romani, è sempre un po' in ritardo, ma a parte del suo charme arriva sempre qualche è solo minuto. Un traffico incredibile per lo sciopero dei mezzi pubblici. Che, sì, ma comunque oggi c'è lo sciopero dei mezzi pubblici, Roma effettivamente è un po' complicata. No, ho messo subito in guardia Cicchitti, perché so che lei è il grande regista dell'operazione Lessi, quindi stamattina immagino voglia riportare a casa Cicchitto, quindi Cicchitto si dovrà difendere durante la mattinata. No, dimmi una cosa, non tutti mi e due. Sembra che abbia un guinzaglio. Non abbia? Ma a me mi avete messo per aiutare Cicchitto a stare un po' più. Posso fare la battuta che non c'è bisogno del guinzaglio per l'operazione Lessi? Sì, ma mamma mia, se l'operazione è impossibile, Cicchitto, con guinzaglio o senza guinzaglio non si fa. Ho capito, vabbè. Ma comunque, occupiamoci di altro. Occupiamoci d'altro, sì. Ditemi tutti e due, chiedo a Cicchitto e a Romani, cosa ne pensate dell'idea del TFR busta paga, cioè rimettere il TFR che si prende, come appunto dice la parola, trattamento di fine rapporto, alla fine della carriera lavorativa, metterlo ogni mese, dice Renzi, 100 euro in busta paga, che insieme agli 80 diventano 180. Prima obiezione che pongo io: continuiamo a dare i soldi a chi ha la busta paga, c'è un sacco di gente che non ha la busta paga in Italia. Seconda obiezione che faccio io è: per tanta gente il TFR era la cosa che poi ti arrivava a un certo punto della vita e sposavi una figlia, come diceva Renzi, compravi una casetta, davi un anticipo per qualcosa, insomma era una cosa importante, faceva parte di una parabola di vita. È tutto cambiato? Cicchitto, no, Romani. Allora, secondo me va tutta approfondita questa questione, perché presenta delle questioni tecniche e delle questioni più di fondo. Tutti i problemi sono sintetizzati, non vorrei far pubblicità, ma in un articolo del Corriere della Sera che è stato oggi pubblicato. I punti da capire sono due. Uno, se non togliamo una fonte di risparmio che poi può determinare un miglioramento della vita ad un certo momento. Due, se non colpiamo le piccole imprese. Imprese che usano quei soldi per lavorare, usano, sostanzialmente. Quindi è una questione che offre una suggestione, però è una suggestione che va affrontata e approfondita molto dal punto di vista... Bisogna studiare, come dice D'Alema? Sì, in questo caso bisogna veramente approfondirla, perché ci si infila in un affare che smonti un meccanismo e ti trovi in una situazione di difficoltà. Io non ho un atteggiamento pregiudizialmente contrario, però credo che Cicchitto, ma lei da sia un problema navigato diverso per le grandi imprese e per le piccole imprese. Vorrei aggiungere un altro dato che riguarda la discussione che noi stiamo facendo sull'articolo 18, eccetera. Qui noi non stiamo ragionando per smontare l'articolo 18 per facilitare i licenziamenti, questo è il punto. Stiamo ragionando per togliere una rigidità che può ostacolare le assunzioni. Questo è il nodo. E rispetto a questo, io sono d'accordo con quello che diceva Chiamparino, è modificata tutta una filosofia. Lo Statuto dei diritti dei lavoratori fu fatto in una situazione in cui l'economia andava molto meglio e c'era uno scontro frontale nelle fabbriche fra padroni, così, all'epoca padroni, sì, e classe operaia. Oggi è cambiato totalmente tutto
E quindi allora, scusi, Cicchetto, la fermo solo perché, prima di dare la parola a Romani e a Novari, vi faccio vedere un servizio che racconta proprio questo tema, cioè il problema qual è? Lavoratori di serie A e di serie B, i garantiti e non garantiti. Siamo andati a Bologna per capire, alla fine poi, i lavoratori come la pensano, di cosa hanno paura e cosa invece non li spaventa affatto. Ma in una situazione di crisi stanno tutti nella stessa barca, questo è il punto. Imprenditori, manager e allora noi siamo partiti da una domandina semplice, Cicchetto, è giusto licenziare uno meno bravo per assumere uno più bravo? Che è una domanda che io mi faccio, per esempio. Vediamo a Bologna come rispondono. Loro sono Giuseppe, Elio e Salvatore. Dipendenti da anni della Rossa Ducati, da oggi lavorano anche la domenica. Un accordo storico tra quella che ora è una multinazionale tedesca e i sindacati, in cambio di soldi e nuove assunzioni. Il sindacato in azienda ha fatto un accordo, non posso dire altrettanto a livello nazionale. Non si trovano mai d'accordo e non si riesce mai a portare avanti nulla di fatto. Invece siamo con Filippo e Nabil. Neolaureato e laureando, oggi lavorano per semplificare la vita a chi naviga in rete. La domenica, un giorno come un altro. Ci capita molto spesso di lavorare sera, domenica. Non c'è un giorno in cui lavori definito, inizi la mattina e finisci la sera. Eccoli qui, quelli che Renzi ha chiamato lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Due generazioni a confronto. Ma se i dubbi sul futuro sono comuni, le soluzioni sono completamente diverse. L'articolo 18 è una norma di civiltà, è l'architrave dei nostri diritti di lavoratori. La cancellazione dell'articolo 18, per così com'è, produrrà esattamente l'effetto opposto a quello che dice e dichiara Renzi. L'articolo 18, in base a quando è stato fatto, ci sono state molte evoluzioni, quindi nel senso forse non è conforme alla nuova realtà. Il nostro mercato del lavoro in Italia ha bisogno di adeguarsi al mercato mondiale e alle opportunità e ai diritti per tutti. Se questo significa mettere mano all'articolo 18, io sono d'accordo che venga fatto. Avendo l'articolo 18, una donna, un lavoratore, anche se è meno bravo, ha fatto comunque un periodo di prova. Adesso non può saltare fuori che dice scelgo lui anziché quell'altro, questo lo metto a casa perché così, visto che non c'è l'articolo 18, non c'è tutela, lo posso licenziare perché lui è migliore. Non c'è merito che tenga, e se un datore di lavoro stesse pensando di licenziare un dipendente magari un po' svogliato per fare spazio a qualcuno di più bravo e appassionato, il consiglio è quello di fare un passo indietro, o forse no. Però se veramente si comprende che questa persona ci serve e sappiamo che comunque tutti quelli del nostro team sono persone in gamba, siamo sicuri che ci metteranno 2 secondi a trovare un nuovo lavoro in un'altra startup. Siamo internamente aveva bisogno di uno che dia uno sprint in più su quel settore, su quella particolare attività. Lei, magari non ti dico di licenziarla, però secondo me ne possiamo parlare e riusciamo a trovare un piccolo settore che in qualcosa che la stimoli anche lei. Sembrano due mondi paralleli, no? Insomma, sì, ma non è questo l'articolo 18. Comunque, no, tornando alla domanda iniziale sulla TFR in busta paga, innanzitutto vediamo di cosa stiamo parlando. Parliamo di circa 20-22 miliardi. Oggi 11 miliardi di questi 22 sono in mano alle piccole e medie aziende e le tengono in casa ed è un supporto finanziario per le piccole aziende. 6 miliardi vanno nella tesoreria dell'INPS e gli altri 5 più o meno vanno alle pensioni integrative. Di questo stiamo parlando. Mi preoccupano gli 11 miliardi delle piccole aziende, perché se noi chiediamo alle piccole aziende di mettere in busta paga, finanziariamente le piccole aziende hanno un problema. Viene detto, ma si facciamo i soldi della BCE, no, sono tutti quei soldi lì. A parte il fatto che già vedere una convenzione universale che consenta alla BCE di dare i soldi alle banche italiane, le quali banche italiane con un principio di assoluta equità e giustizia le distribuiscano alle piccole aziende che hanno finanziariamente avuto un danno, mi sembra una follia. Anche perché ogni azienda va in banca e dice vorrei un mutuo, vorrei un affidamento, vorrei uno sconto con fatture. Quella banca lì non è che gli dai i soldi in più, perché a parte che sono soldi che lui ha già in casa e quindi non fa altro che sostituire i soldi che ha in casa con i soldi che gli dà la banca. Vuoi che la stessa banca dia più soldi a quell'azienda perché è stata così brava da dare i soldi ai dipendenti? Allora,
è un marchingegno complicato. Quindi non ci crede lei a sta storia del TFR? Anche perché, ragazzi, cioè, il problema non è tanto quello di avere 100 euro in più per consumare di più. Il problema è che le famiglie non hanno volontà di spendersi, anche avessero questi soldi. Come è successo per gli 80 euro, non ho avuto l'impressione che siano stati spesi. Sono legittimamente rimasti in tasca le famiglie che 80 euro se li tengono in casa. Se non riparte la fiducia è inutile mettere... Quindi è un argomento complesso, complicato, che va visto sui numeri e sulle realtà aziendali. Però mi risponde anche all'altra domanda, ecco, perché quella domanda 18, è lì, la domanda secondo me di fondo. Io mi auguro licenziare che... uno meno bravo, che lavora meno, che è meno produttivo. Lei ha letto l'articolo 18 nelle ultime settimane, l'ha letto tutto, ha avuto il coraggio di farlo? No. Le quattro pagine dell'articolo 18. No, ecco. Ammetto i miei limiti. Ecco, allora... Andrebbe letto, perché l'articolo 18 non è l'articolo 18, è una serie di norme molto complicate nelle quali poi non possiamo parlare dell'articolo 18, si parla di licenziamenti per motivi di discriminazione, licenziamenti per motivi disciplinari, licenziamenti per motivi economici, per ognuno di loro ci sono delle fattispecie con dei riferimenti normativi e io trovo una... molto strumentale e anche sbagliato le domande che avete fatto legittimamente a quei collaboratori di quell'azienda. Parlano dell'articolo 18, ma allora l'articolo 18 non si tocca sulla parte discriminatoria. Dobbiamo capire che cosa si vuole fare sulla parte disciplinare. Bisogna capire se, come diceva, mi pare in esordio quando sono entrato il presidente Chiamparino, che bisogna decidere quanto la magistratura, con gli atti discrezionali che le appartengono, debba ancora influire nel rapporto fra azienda e dipendente. Ma sai, imprenditori, cosa racconta? Ormai lei lo sa meglio di me perché ci parla con gli imprenditori. Sì. Che non c'è un magistrato che non parte dal presupposto che il lavoratore ha ragione e che assolutamente sì, l'abbiamo sperimentato tutti. Tutti vengono ma non reintegrati, solo, questo, quelli che rubano vengono reintegrati. Ma l'aleatorietà e la discrezionalità dei magistrati poi dipende anche dal territorio, dipende dalle situazioni. Non c'è un'uniformità di giudizio. Quindi ci sono degli imprenditori una domanda prepolitica che lei non ha colto. La domanda è: un imprenditore come Novari, se vede che c'è un lavoratore che lavora male, che lavora poco, che non si impegna, può licenziare quello per prendere uno più bravo? Mi sembra una domanda sbagliata. Se Novari si è assunto la responsabilità di assumere un dipendente, e immagino che abbia fatto degli esami, l'abbia sottoposto a un'analisi, abbia fatto un colloquio e verifica che questo dipendente non è quello che lui immaginava, io non penso che oggi ci si possa mettere in una situazione di dire tu vai via perché mi sono sbagliato nella scelta. Sarà il bravo manager, il bravo imprenditore a fare in modo che la struttura, l'azienda, allora, la situazione... Allora, sentiamo Novari che fa un bravo manager, vediamo come è. Perché altrimenti l'alternativa è che non si fa il lavoro a tempo indeterminato e però, scusami, e andiamo non stiamo a fare l'articolo 18 è un'altra è cosa. Questa domanda non c'entra nulla con l'articolo 18. No, ma io volevo fare una domanda di fondo, volevo sentire il parere di Novari. Ma secondo me ci sono due punti che sono centrali, che vanno capiti a prescindere da tutte le altre declinazioni. Il primo punto è che un'impresa ha bisogno dei lavoratori. Cioè un'impresa senza i lavoratori non sta in piedi. Un imprenditore vuole fortemente assumere, perché assumere per un imprenditore è esattamente la... verifica del suo successo. Vuol dire crescere, vuol dire credere nel lavoro che si sta facendo. Questa è la prima premessa. La seconda premessa è che secondo me oggigiorno non si può prescindere dal fatto che ci sono 4 milioni e mezzo di persone a spasso. 3 milioni e mezzo di queste persone sono giovani e questi giovani, la stragrande maggioranza, sarebbe disponibile a fare qualsiasi cosa pur di portare a casa uno stipendio, pur di poter avere una speranza. Allora, il punto che faccio io è: ma è giusto in questa situazione, in questo contesto, da una parte avere due tutele completamente diverse, una per il pubblico e una per il privato? Cioè, chi riesce a entrare nel Santa Santorum del pubblico, basta, finito, può appendere al chiodo, può trattare male la gente, può fare quello che vuole, tanto nessuno lo manderà mai a casa. Chi invece lavora nel privato non ha mai certezze di niente. Allora, secondo punto, equipariamo, siamo tutti uguali di fronte alla legge. Lavoratore pubblico, lavoratore privato devono essere trattati nella stessa maniera. Terza cosa, la dignità del lavoro. Il lavoro è un diritto, ma non è un diritto insindacabile. Se io nella mia attività di lavoro non ho più interesse in quell'attività, la faccio male, la faccio in maniera svogliata, non mi interessa quello che sto facendo e quindi i risultati concreti del mio lavoro sono scadenti.
ma perché io che faccio impresa non posso sostituirlo, come sai bene, allora, non con uno? No, perché allora, quella cosa che nasce così, che io vado a un convegno dove Novari fa un intervento e dice: io nella mia azienda mi sono accorto che c'erano dei veri e propri lavativi, degli assenteisti, giusto? Che percentuale era, Novari? No, noi abbiamo delle... ma non noi, tutti i settori hanno delle caratteristiche brevi. Ad esempio, vi faccio un esempio piccolo, ma per capire. Esiste il concetto della malattia breve. Malattia breve è la malattia di un giorno. Malattia breve è la malattia di un giorno, per cui non bisogna portare il certificato medico. L'80% delle malattie brevi sono il lunedì e il venerdì. Ma dai, si legano al weekend. Allora, ma vedi un se po'. Io vado a vedere di questo 80%, scopro che quasi tutte sono fatte dalle stesse persone. Allora, io quello che dico non è questione di discrezionalità mia. Benissimo. Ma quando ci sono dei parametri oggettivi... Allora, però, indicano... cosa dice Novari? Io questi parametri li ho verificati. A questo punto vorrei mandare a casa quei lavoratori che, secondo me, non corrispondono a quello che noi abbiamo bisogno che loro facciano per noi, e chiedo ai sindacati: ne posso assumere due al posto di quello che io considero assenteista, lavativo, eh? Cosa rispondono i sindacati? I sindacati rispondono che oggi non si può, perché questo è contrario alla legge. E quindi, voglio dire, secondo me, se una nuova legge del lavoro deve essere varata, deve tenere in principio questo concetto chiave. Noi non siamo in un mercato del lavoro saturo, siamo in un mercato del lavoro dove dobbiamo rispettare quelle 4 milioni di persone che cercherebbero e che darebbero qualsiasi cosa per avere un lavoro. Allora, e poi c'è un'altra voglio differenza, sentire, scusa, Chiamparino, oltre che pubblico e privato, però, se non lo teniamo c'è escluso. Anche fino a 15 dipendenti e sopra i 15 dipendenti. Assolutamente. No, questo lo dico perché c'è tutta una filosofia che ho sentito, che è sul rispetto della persona, allora perché... sotto i 15, sotto i 15 no, dipendenti... Allora, Sergio Chiamparino, mi dica la sua, nel senso che anche rispetto alla mediazione che ha proposto a Renzi, il discorso che ha fatto adesso Vincenzo Novari è difficile non condividerlo, cioè per un giovane che ha voglia di lavorare, l'idea che ci sta uno che ha un posto di lavoro garantito e lavora male poco, ma lui non potrà mai entrare in un'azienda, li fa girare, come si dice, di zebedei. Ma di fatti, guardi, faccio due chiose. Una è sul servizio, perché quei sindacalisti operai della Ducati però facevano una considerazione sull'articolo 18 più ideologica che altro, ma poi però, come il servizio metteva in luce, loro hanno firmato un accordo in cui lavorano la domenica. Assolutamente. Quindi, diciamo, ben... Ecco, primo. Seconda considerazione, ma il discorso che fa il dottor Novari porterebbe, diciamo, adesso non oso pretendere tanto, ma esattamente a quello che io ho detto, cioè dove ci sono in gioco i diritti della persona, allora lì, da che l'azienda abbia due dipendenti, che ne abbia 2000, si applica il reintegra su istanza del lavoratore al magistrato se vengono riscontrati un caso di lesione di diritti individuali. In tutti gli altri casi si vada a una logica di arbitrato dove in ballo c'è una certa entità di risarcimento economico, e quello consente di fare operazioni tipo, se ho ben capito, quello a cui alludeva il dottor Novari. Anche perché, merda, io vorrei chiarire una cosa, perché sennò c'è un grande equivoco. L'indice di protezione del lavoro che abbiamo in Italia è più basso di quello che ha la Germania. Cioè noi proteggiamo il lavoratore meno di quello che fa la Germania. Perché? Perché non essendo consentito il licenziamento individuale, oggi le imprese, come unico strumento, hanno il licenziamento collettivo. Quindi chiudono, e quindi li mandano a casa tutti. Collettivo, allora, voglio dire, secondo chiudono, me... vanno in procedure. La procedura di mobilità, dove quindi la gente ti dice no, tu non puoi mandare a casa 10 persone che sono quei 10 che non ti servono più. Devi mandare a casa tutta la divisione, tutto il dipartimento. Assolutamente. Ci sono aziende che ovviamente sono in situazioni difficili e lo fanno. E mandano a casa, semmai, 30-40 persone che non verrebbero mai mandare a casa. Allora, abbiamo fatto un bagno nell'Italia reale, nei problemi reali del paese, poi io non posso dimenticare... Posso intervenire? Sì, volete intervenire tutti stamattina. Prego, Chiamparino. No, era solo per aggiungere... No, è proprio solo aggiungere una cosetta, perché poi, dato che il problema vero è quello dei 4 milioni di persone a spasso, allora io dico, sarebbe forse, ma lo pongo come domanda...
Utile in questo paese tornare a parlare di politica industriale per consentire a quelle aziende che tirano, a quelle che sono competitive, a quelle che possono ancora essere, anzi direi a delle aree tecnologiche o produttive competitive, di poter essere ancora più forti nella loro sfida? Io credo di sì. Romani penso che è d'accordo, no? Assolutamente sì. Allora, torniamo un attimo invece però a quello che succede nel palazzo della politica, perché non possiamo, come dire, nasconderci dietro un dito, e stanno capitando svariate cosette strane mentre il paese è nelle condizioni in cui è. Primo, sulla Corte Costituzionale non si trova una quadra, ieri ennesima fumata nera, i giudici della Corte Costituzionale non si riescono a eleggere. Dall'altro poi c'è stato uno strano caso sul CSM con una del PD, Teresa Bene, che però ci arriveremo dopo, che non aveva i requisiti minimi, insomma un pasticcio abbastanza così, una bella figuraccia. Ma veniamo alla Corte Costituzionale, siamo andati a capire come funziona, quanto ci costa, e abbiamo anche trovato il Presidente Tesauro, che ci ha detto delle cose abbastanza interessanti. Guardate. Altra fumata nera in Parlamento. Nonostante i ripetuti moniti di Napolitano, lì, a pochi passi dal Quirinale, le due poltrone di giudici costituzionali restano ancora vacanti. È questa l'imponente sede della Corte Costituzionale. Due piani, 1300 metri quadrati solo di biblioteca, più di 300 dipendenti. Ma quanto ci costa? Bilancio 2013 alla mano, facciamo due conti. 27 milioni le spese relative al personale, dagli stipendi alle uniformi. Circa 4 milioni per l'acquisto di beni e servizi, dalle autovetture alla fornitura elettrica. Circa 9 milioni le retribuzioni più spese di viaggio ai magistrati. 19 milioni pensioni a giudici e personale, totale circa 60 milioni di euro. Qualche taglio qua e là è stato pur fatto, come sulla retribuzione dei giudici che dal 1 maggio 2014 guadagnano solo 12.000 euro nette al mese. Ma se l'omologa Corte spagnola spende appena 23 milioni di euro, è subito chiaro perché qualcuno continui a chiamarla la casta in ermellino. In tempo di crisi e riduzione dei costi non si potrebbe fare di più. Lo abbiamo chiesto al presidente Giuseppe Tesauro. Come spese di funzionamento, che possiamo ridurre? La carta, noi viviamo di carta. Qualche auto blu ai magistrati? Agli ex, per esempio, le abbiamo tolte. La macchina per ognuno di noi, insomma, forse è anche il segno di uno status che poi è particolare. Non è che siamo l'ultimo dipendente dello Stato, per carità, con tutto il rispetto, ma facciamo anche un lavoro, secondo me, importante, che è quello di essere i custodi della Costituzione. Sono settimane che il Parlamento è in stallo per l'elezione dei due giudici. Lei ha detto non è questo che si merita. Non è lo stallo in quanto tale, perché poi in fin dei conti se è considerata necessaria una riflessione, ma perché no? Quello che guasta è un po' il chiacchiericcio che c'è attorno, questa tensione partitica. Fa pensare a una corte molto politicizzata. Dà l'impressione che anche noi siamo divisi in... lasciamo perdere le leggende, sinistra, destra. Quando l'hanno nominata presidente hanno detto che si utilizzava la prassi dell'elezione del giudice che stava per terminare i 9 anni, in questo modo si avevano dei privilegi in più. Nemmeno una lira, figuriamoci un euro in più. Sono tutte bugie che serpeggiano in chi fa della retorica antistituzionale lo sport preferito. Io francamente preferisco il calcio, che pure non è il massimo della nobiltà, quindi... Allora, Tesauro lamenta un chiacchiericcio che dà l'idea di una corte politicizzata, che toglie ruolo ai giudici, parla del problema dell'autorevolezza e del decoro, legandole anche all'auto blu, cose su cui ho dei dubbi, si può benissimo essere custode della Costituzione girando in taxi, secondo me, però è il mio parere personale. Cicchitto, effettivamente questo però è un tema, cioè se la politica si azzuffa sul giudice della Corte Costituzionale, poi dare a quella corte la legittimità, l'autorevolezza e la essere super parte si diventa più complicato. Ma la Corte Costituzionale in questi ultimi anni ha avuto sempre una caratterizzazione politica derivante dalla pluralità del modo con cui viene eletta e ha espresso giudizi che hanno fortemente inciso sulla politica. Aggiungo anche un altro dato. Quindi non è d'accordo con Tesauro, lei? Non sono d'accordo con Tesauro su molte cose, compreso il fatto che, per carità, ci stiamo rivedendo tutti quanti i costi,
ma io non ho ancora capito perché la Corte elegge il suo presidente scegliendolo su chi sta per andare in pensione e diventa presidente magari per 2 mesi, per 3 mesi e così via. Perché il suo dubbio è che questa roba vuol dire che poi è una pensione migliore dopo, no? Ci vorrebbe un presidente autorevole che prescinde da questo dato di un automatismo che colpisce esso sì l'autorevolezza della Corte. Dopodiché la Corte, siccome c'è un meccanismo che è un meccanismo infernale, perché il Parlamento approva una legge, un pubblico ministero può metterla in questione e la porta alla Corte, e quindi la Corte interviene su leggi approvate dal Parlamento e le può bocciare, c'è una inevitabile politicizzazione della Corte con la quale ci stiamo misurando. Dopodiché, per quello state che mi riguarda, io passano. Rispondo di quello che faccio. Io ci sono stati due persone che sono state candidate che non appartengono alla mia area politica. Violante, ma che, Bruno, io reputo, e lei li vota? Io sto votando il senatore Bruno e Violante. Con Violante ho avuto 1000 ragioni di dissenso, però lo reputo una persona assolutamente all'altezza. Mi faccia sentire Romani, perché ho letto oggi sui giornali che Donato Bruno avrebbe rimesso la sua candidatura nelle mani di Berlusconi, me lo conferma? Sì, sì, non glielo confermo, ha fatto un comunicato ieri. Volevo ribadire il concetto che esprimeva adesso Cicchito, cioè la Corte Costituzionale, che ne dica Tesauro, non è un organismo indipendente dalla politica, sia per come viene eletta sia per come si è espressa, e che ci sia questo cortocircuito istituzionale per cui già è complicato fare una legge, dopodiché c'è un PM che lo impugna, dopodiché viene data un'eccezione di incostituzionalità alla legge stessa, che viene rimandata alla Corte, che poi la Corte una volta lui che le si mie domande le ignora, c'è sempre quello che vuole lui. No, no, io no, ho chiesto no, Bruno che fa e lei mi dice Bruno sempre un'altra si, no. A mio avviso è stato oggetto di un attacco molto strumentale di un giornale, Il Fatto Quotidiano, il quale giornale domenica, non so se l'avete visto, ha pubblicato un articolo nel quale ha dichiarato esso stesso giornale che il punto di partenza di quell'indagine è falsa. Perché cioè, il Cerved aveva dei dati sbagliati sulla società. Il Cerved aveva dato come responsabili di quell'azienda offshore che aveva comprato teoricamente l'ITR, gli stessi nomi che sono gli attuali amministratori. Comunque non possiamo dire prima che sia Il Fatto Quotidiano, il problema è che c'è uno scontro politico molto forte su questo cui è stato, Bruno è stato usato. È stato preso come alibi strumentalmente da chi all'interno soprattutto del PD non ne vuol sapere dell'accordo che abbiamo fatto sulle riforme, non ne vuol sapere di quello che sta facendo c'è Renzi, c'è un modo per mettere a rischio l'accordo del Nazareno del questo. A mio avviso i 100-150 voti che guarda caso sono mancati sia all'uno che all'altro, noi abbiamo temperato, come diceva Fabrizio, all'accordo e quindi riteniamo che sono due persone degnissime per l'accordo. Sono sempre quei 101 e più che si aggirano. E nel voto segreto, nella politica debole o nel Parlamento debole, che in questo momento sta subendo diciamo, l'aggressione del Presidente del Consiglio, che obbliga per certi versi il Parlamento, e l'ha fatto con le riforme, ma noi siamo stati a questo gioco perché riteniamo che un Parlamento che si assume la responsabilità di decidere velocemente fa bene, e un Senato che l'8 di agosto decide di abrogarsi, fa un atto di responsabilità autentica anche nei confronti del Paese. Questo Parlamento però nel voto segreto si esprime come si è espresso in questi perché casi. Non digerisce l'accordo del Nazareno, questo è poco ma sicuro, il Parlamento attuale non lo digerisce. Pubblicità, rientriamo subito perché abbiamo un'altra storia da raccontarvi. Restiamo sul tema di magistratura, però prendiamola da un'altra parte, c'è una storia abbastanza incredibile che riguarda il sindaco di Napoli. Sergio Chiamparino è stato sindaco di Torino, è stato presidente dell'ANCI, dei sindaci italiani, quindi vorrei far sentire a lui, ma a tutti voi, un po' quello che ha detto ieri sera in un'intervista a Giovanni Floris, il sindaco De Magistris, che è stato condannato in primo grado e quindi secondo la legge Severino, di cui abbiamo parlato come ben sapete per mesi rispetto alla vicenda Berlusconi, dovrebbe essere sospeso, ma lui ha tutta un'altra idea, guardate. La legge dovrebbe essere uguale per tutti, in un paese normale si trasferiscono i magistrati corrotti e non un magistrato che ha il coraggio anche di indagare non solo sulla politica ma anche sulla magistratura. Però sa cos'è? Che io ho fatto tante interviste di questo tipo, ma a seduto al posto suo c'era Berlusconi. Però lei mi deve far spiegare, perché altrimenti l'equiparazione giornalistica lui è facile.
La perché se un mafioso diceva lui diceva mi hanno condannato perché c'è un complotto, perché le però le chiedo scusa, io vorrei solamente un secondo. Penso che i miei cittadini, i napoletani, quando mi hanno eletto sapevano perfettamente che era Luigi De Magistris, sapevano anche di queste mie inchieste. Ma c'è una legge che dice che lei può essere sospeso. Sospeso, sarò sospeso. Ma non lo vuole fare. Chissà se sapevano anche chi era Genchi. Se sapevano chi era Genchi? Perché le due figure sono collegate. Perché quando De Magistris venne al Comitato Servizi dove io ero e gli domandammo come mai che lui, come magistrato, aveva fatto intercettare una serie di parlamentari, tra cui l'ex ministro degli interni Pisano e così via, lui ci disse che non sapeva chi erano quei numeri di telefono perché era Genchi che faceva tutto, che era il suo, diciamo così, uomo di mano su questo. Quindi noi abbiamo avuto una gigantesca lesione della legge fatto da costui, il quale adesso finalmente è andato a cadere su una legge che mi lascia molto perplesso, perché che uno cada dopo un ordine di giudizio, ecco, ma siccome appunto, valsa per Berlusconi, allora, non capisco perché non debba valere anche per De Magistris. Senza entrare nella legge che lascia perplessi, avendone io discusso, come immaginerete, qui in questo studio per mesi, quando doveva decadere dal Senato Silvio Berlusconi, però io dico, Berlusconi è decaduto, centinaia di amministratori in giro per l'Italia per questa legge che lascia perplesso Cicchitto sono andati a casa, può dire un sindaco che è stato magistrato, non mi dimetto? Beh, mi pare è un coerente po' con la figura di De Magistris. Mi pare originale. Chiamparino, che dice lei? Dico, ovvio che no, perché tanto più perché si tratta di una persona che ha, come dire, quando la vicenda riguardavano altri, sosteneva l'applicazione rigorosa della legge. Dopodiché che la legge sia da rivedere, io concordo, perché insomma, far decadere una persona bisogna che ci sia almeno un giudizio definitivo. Quindi lei crede che oggi De Magistris debba dimettersi, ho capito bene? Lei consiglia De Magistris di dimettersi oggi? Cioè, io credo che vada applicata la legge. Io credo che vada applicata la legge. Se la legge prevede decadenza, decadenza. Se prevede sospensione, sospensione. Esattamente come è avvenuto ad altri amministratori meno noti di De Magistris e ad altri parlamentari. Punto. Poi che la legge vada rivista, okay. Io sono, credo sarebbe sensato, perché, ripeto, bisogna, per far dimettere una persona da un incarico pubblico ci vuole una sentenza definitiva. Io mi sento un po' marziano, non so Novari come la vede, essendo le due diverse dal Parlamento, politica. Questa legge che tutti volete rivedere, che vi fa un po' schifo a tutti, l'avete votata voi? Che è successo in quel momento? Perché il Parlamento italiano? Perché voi giustamente per Berlusconi avete detto ma una legge orrenda, non esiste, adesso Chiamparino c'è la stessa cosa, però avete fatto voi in Parlamento la legge Severino, che vi era capitato? Sarò indisciplinato ancora una volta. Vuoi rispondere a un'altra domanda? Non avevo dubbi, Romani. No, beh, De Magistris mi fa venire in mente, Berlusconi si è lamentato moltissimo dell'ingiustizia. Lo ricordo. Ma è come se Berlusconi si fosse legato allo scranno parlamentare e noi entrando in aula al Senato l'avessimo trovato seduto lì. Ho l'impressione che De Magistris non solo dica che è ingiusta la condanna, ma addirittura voglia rimanere seduto sulla sedia dove lui ritiene legittimamente di stare seduto. No, penso che sia un'impressione esatta. Siamo oltre il consentito, quindi devo dire, mi viene in mente un'altra cosa. Berlusconi spesso dice, gli italiani quando fanno accademia sulla giustizia e sulle cose che io dico, non vengono mai toccati personalmente, quindi l'emozione che ti viene quando vieni toccato personalmente da un evento di questo tipo, ti trasforma dentro, vedo che a De Magistris è capitato in maniera definitiva questa roba qua. Posso inserirmi ovviamente in un contesto in cui non ho nessun tipo di competenza, grazie a Dio, però voglio dire, lo spettacolo che si vede da fuori, cioè qui c'è un tris di episodi, no? Il fatto che da un mese e mezzo 15 votazioni non riescano a eleggere due giudici, una corte costituzionale che per 15 giudici costa 60 milioni, un sindaco che non si dimette nonostante la legge dica che si deve dimettere, cioè lo spettacolo a cui assiste la gente normale di questo mondo istituzionale è talmente penoso che, voglio dire, a questo punto io credo che veramente c'è un cambiamento vero, con anche, fatemi dire, una classe anagrafica diversa, quindi voglio dire, benvengano i giovani, benvengano
persone che probabilmente cioè, portino... Cioè, in diretta qui Romani e Cicitto. Portino la legge, ma facciamo dire. Battuta, dire. Credo che De Magistris sia abbastanza giovane. Sì. E appunto, però si vede che ha preso rapidamente Il problema è la testa però, della però gente. Ricordo che Giuseppe Saragat fu votato dopo 21... Cioè fu eletto Presidente della Repubblica dopo 21 votazioni. L'altra mattina quindi, Giovanni Maria Flick mi ha ricordato che una volta ci vogliono due anni a fare il giudice. Però dato che ha parlato di come li ha definiti, tre... Un tris, io il poker le do, perché c'è anche un errore, perché hanno mandato al CSM una signora che non aveva i titoli per andarci e che è dovuta tornare indietro e adesso ha dovuto rivotare per un nuovo membro. Vediamo un attimo questa scheda perché è un'altra piccola pazzia italiana, diciamo la verità. L'avvocato Teresa Bene, candidato laico del PD al Consiglio Superiore della Magistratura, non è eleggibile. Era stata nominata lo scorso 15 settembre dal Parlamento in seduta comune, ma ieri mattina il plenum di Palazzo dei Marescialli ha stabilito all'unanimità che non ha i requisiti. Con serenità, tuttavia non disgiunta, lo confesso, da un certo stupore, la decisione negativa relativa ai requisiti per la mia eleggibilità. A Teresa Bene, proposta dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando, viene contestato di non aver raggiunto i 15 anni di esercizio effettivo della professione di avvocato, mentre sarebbe docente associato e non ordinario. La decisione è errata, ancor di più sul piano procedimentale, poiché i miei diritti di partecipazione sono stati platealmente violati. I dubbi sulla posizione di Teresa Bene erano però stati sollevati all'interno del Partito Democratico. Mi dispiace molto questa cosa anche perché l'avevo segnalata e sono stata inascoltata. Queste sono le cose che un partito serio non dovrebbe permettersi di fare. Arrivare a dover far emettere un giudizio dall'organo del quale uno deve far parte è un fatto umiliante. Negli ambienti vicini al guardasigilli Andrea Orlando trapela un certo stupore ma anche tanta irritazione, visto che al ministro erano state date rassicurazioni sui titoli della candidata al CSM. Il presidente Giorgio Napolitano, presente al momento della decisione, si è detto rammaricato di quanto accaduto. Può esserci stata, ha commentato il capo dello Stato, frettolosità e disattenzione in Parlamento nel pur laborioso processo di selezione per i rappresentanti del CSM. Dopo l'interminabile fase di trattative e le tante votazioni a vuoto, il Parlamento poteva evitarla questa figuraccia, una figuraccia che ha fatto tutta la politica italiana. Voi vi rendete conto che c'è un po' di farsa tutto ciò? Cioè, com'è possibile che la Bindi aveva pure segnalato? Come succedono queste cose? Datemi, voi due che conoscete bene il Parlamento, una spiegazione. Io devo dire, l'ho scoperto dai giornali, devo dire che a me qualcuno è riuscito anche a dire che pur conoscendo la inadeguatezza del curriculum dal punto di vista formale come il CSM ha certificato, pur tuttavia nel passato non recente, era già avvenuto che il CSM potesse passarci sopra. Io però non conosco i regolamenti e non conosco la rigidità formale dell'accettazione o meno di un incarico di questo tipo. Immagino che qualcuno abbia fatto questa considerazione, se no non mi spiego come un Partito Democratico possa proporre una candidatura che insomma, è facile da individuare nella propria inadeguatezza. E quindi ma non, il responsabile non mi rendo... del partito è il Ministro della Giustizia. Quindi... Certo. No, ma il vero tema che chiedo a voi, non c'entrate nulla, è che dato che giustamente dice Novale c'è un problema anche di buon nome della politica, in un momento difficilissimo, sappiamo bene la politica in che condizioni versa, questi sono tutti segnali che invece danno un senso di una politica pasticciona, cialtrona, non è una cosa da poco secondo me, non trova Cicchitto? No, noi stiamo vivendo una fase drammatica, diciamo così. E io interpreto e leggo anche il 40% che alle elezioni ha preso Renzi come una cosa che è andata al di là anche largamente del PD, del fatto che c'è stata una certa quantità di italiani notevole che ha ritenuto che in assenza di alternative, perché il Movimento 5 Stelle non è un'alternativa ma è una protesta, ci si dovesse affidare ad una personalità assolutamente nuova. Aggiungo anche che però ecco, dobbiamo vederla a 360 gradi, perché ho l'impressione che non è che nel mondo delle imprese cose del genere non avvengano mai. Ah no, cioè, no, ma per carità. Non è che c'è un mondo della politica fatto da idioti e un mondo delle imprese fatto da geni. Salutiamo Sergio Chiamparino con questa vignetta di Emiliano Carli, non so se la può vedere, Gran Torino.
che era un meraviglioso film di Clint Eastwood, pubblicità, poi abbiamo le news del TG e molti altri ospiti che ci stanno raggiungendo e altre notizie da raccontarvi. Mondo! Allora, sono le 11.59 con un certo anticipo, perché ormai siamo talmente precisi che anticipiamo. Ci colleghiamo con Andrea Pancani per le notizie del giorno. Ciao Andrea, ben trovato. Ciao Mirta, ben trovata. Allora, possiamo dire che ovviamente i venti della crisi continuano a soffiare in Europa e ci sono diversi paesi che devono affrontare le difficoltà per far quadrare i conti e tra questi in prima linea ci sono Italia e Francia. Ebbene, e poco fa il ministro delle finanze francese, Michel Sapin, ha fatto sapere che per il 2014 il rapporto deficit-PIL, quel famoso 3%, in Francia sarà del 4,4% e del 4,3%, quindi scenderà di pochissimo nel 2015, e che invece il tetto del 3% sarà rispettato solo alla fine del 2017. Sperando di non aver ubriacato con i numeri, questo vuol dire che ovviamente c'è un netto della Francia tranquillo al rigore dell'Europa, no? E in fondo in questa direzione vorrebbe andare anche il governo Renzi e poi l'impianto complessivo della legge di stabilità, cioè fatta per promuovere la crescita e non per rispettare i sacri vincoli dell'Unione Europea. Ieri peraltro, insomma, lo sapete, ci sono stati i dati che hanno aggiornato il DEF, no? Quindi si conferma un paese che non cresce, l'Italia, dovrebbe essere del meno 0,3% il PIL finale dell'anno, dovremmo stare nel tetto invece noi del 3% nel rapporto deficit-PIL, ma insomma quanta fatica, per non parlare poi della disoccupazione, insomma i dati di ieri li abbiamo visti e credo sì, insomma, ne abbiamo anche parlato assieme, erano davvero impressionanti. Però ecco, a dispetto anche di una Commissione europea fatta di falchi, queste sono le notizie che arrivano dalla Francia e ieri sono arrivate anche per bocca dello stesso ministro Padoan rispetto all'Italia. Renzi, ora Gentiloni ci spiegherà se per noi possono essere un buon assist. Se non è, diciamo, se l'assist, se l'asse, diciamo, dei paesi del sud d'Europa, no, non si è concretizzato, dalle dichiarazioni dei ministri delle finanze però c'è una comunità di intenti, diciamo così. Renzi che fa? Renzi continua ad accelerare sul Jobs Act, insomma a non mollare, a rilanciare tutti i giorni, vorrebbe che in Senato il Jobs Act fosse approvato entro l'8 di ottobre, dove giorno insomma prima dell'inizio di questa conferenza europea sul welfare e sul lavoro così importante che dovremmo ospitare. Deve però convincere i dissidenti del suo partito che al momento non mollano, e oggi sia sentendo le dichiarazioni sia leggendo i giornali non si capisce bene se poi sarà costretto a mettere la fiducia in Senato Renzi. Vi risparmio poi tutto il cotè di reazioni di cui credo abbiate ampiamente parlato anche con lo stesso capogruppo al Senato di Forza Italia Romanico, intravisto, perché ovviamente Forza Italia, che potrebbe dare i voti, diciamo essere dalla parte di questo piano per il lavoro di Renzi, già però comincia a dire, beh, però articolo 18, fa dei distinguo. Anche per i cosiddetti licenziamenti disciplinari, vediamo, insomma, il pericolo è che la riforma venga annacquata. C'è poi da parte di Renzi anche tutta la battaglia, e questa sì che dovrebbe rientrare nei provvedimenti economici e nella legge di stabilità, relativa al TFR in busta paga. Renzi l'ha ripetuto, addirittura ha parlato, mi pare, di 100 euro al mese in più in busta paga. Ci sono molti calcoli da fare, qui dicevano tutti i miei ospiti che insomma la cosa va approfondita, perché l'ha fatta un po' semplice Fatta un po' semplice, ma soprattutto deve fare i conti con le imprese, perché le imprese dicono già stiamo vivendo una crisi terribile, questi soldi da dove li tiriamo fuori? Qualcuno ha parlato della leva, della BCE, insomma, mi pare che il quadro sia molto confuso e che vada... Si scambia il certo con l'incerto, diciamo. Ecco, e che vada assolutamente chiarito al più presto. A proposito del quadro economico, una notizia che ci dà un attimo di respiro, dicevamo ieri la disoccupazione, il PIL che non va, l'indice delle PMI, no, sull'attività del settore manifatturiero, insomma quello industriale importante, è salito in Italia a settembre a 50,7 punti, ma insomma al di là dei numeri stiamo meglio di Francia e Germania nel cosiddetto sentiment, no? Che viene registrato tra i direttori
degli acquisti delle imprese, e quindi forse c'è anche un pizzico in più di fiducia nel futuro. E poi, come sapete, ci salva sempre l'export, anche se lì insomma c'è qualche scricchiolio. Poi chiudiamo con una notizia che arriva dagli Stati Uniti e che ovviamente ha creato molta inquietudine in America, e c'è il primo caso di Ebola in territorio statunitense. Americano, sì. Ecco, è un paziente che è ricoverato a Dallas, era arrivato dalla Liberia dove era andato per visitare alcuni parenti. Ovviamente le autorità sanitarie statunitensi assicurano che il virus non si diffonderà, però intanto in Africa ha già fatto migliaia di vittime. C'è anche un appello di Bill Gates che ha detto: dobbiamo unirci il più possibile nella lotta ad Ebola, considerando che se non ci fosse stata questa notizia è un'altra di quelle vicende di cui insomma già ci siamo ampiamente disinteressati. È così, grazie Andrea. Se ci fossero novità mi chiedi la linea, io vado avanti. Grazie, sono arrivati lavoro. A trovarci Paolo Gentiloni del PD, buongiorno. Sergio Rizzo, Corriere della Sera, Stefano D'Ambroso, Scelta Civica. A Milano c'è con noi il professor Luca Ricolfi, collegato. Pubblicità, aperitivo di mezzogiorno, e poi apriamo con i nostri ospiti tutti i temi del giorno, che come vedete sono un bel po' e riguardano anche i tagli alla politica. Mambo italiano. Mambo italiano. Il vero derby che c'è, non tra l'Atalanta e il Brescia. Io vorrei un derby tra l'iPhone e la mozzarella. E di fare un grande derby. Qualcuno ha scritto che siamo di fronte a un derby. In questo scenario, un derby di carattere, un derby di città. Un grande derby. A un derby di opinioni. Noi non dobbiamo pensare che ci sia un derby. Ma di fare un derby. Tra chi scommette sul futuro dell'Italia. Chi scommette sulla distruzione dell'Italia. Un derby. Un grande derby. Confindustria da una parte e la CGL dall'altra. Grande derby tra democrazia e aristocrazia. Derby tra rabbia e speranza. In the derby between austerity and growth. Un grande derby. Italy stay on the side of growth. Un derby. In the derby. Un grande derby. Gentilone, ossessionato da sto derby, sì, Renzi. Pure in inglese. Che a Firenze non c'è. Quindi, ah, perché c'è un complesso con i romani, sì. Laziali. Beh, che c'è romani, genovesi, milanesi. Scusa, l'Empoli non è il derby, perché l'Empoli... Vabbè, l'Empoli. Beh, vabbè, insomma. Sarebbe come un derby tra Roma e... No, però c'è... Gentilone, non banalizziamo, c'è del metodo in questa cosa di trasformare tutto in un derby. Certo, ma da sempre la politica, per semplificare, usa metafore calcistiche, no? Quindi... Non mi pare, però era divertentissimo, non sapevo che lo dicesse così con tanta frequenza. E anche ma in inglese non è male poi. Nell'ultima riunione del PD ha detto parlato... aristocrazia contro democrazia. Chi era l'aristocrazia a cui si riferiva? D'Alema e Bersani? Mi sembra ce l'avesse soprattutto con D'Alema. Con D'Alema, l'aristocratico lì è D'Alema. Va bene. A lei l'ha fatto dispiacere vedere un clima così teso e duro, nonostante poi la super vittoria, perché la cosa strana del PD, lo dico da spettatrice, che l'altra sera si è fatta pure lei ore e ore con i popcorn a vedere la vostra direzione streaming, è che toni tremendi, metodo boffo, D'Alema che va lì, poi alla fine si vota sempre ragione Renzi, però il prima è terribile. Ma adesso che mi abbia fatto piacere, no, sinceramente, perché... Il clima era veramente teso, forse la prima volta che vedo un clima così teso dopo le riunioni sulla Presidenza della Repubblica di un po' più di un anno fa. E la mia impressione è che il clima teso derivi da una cosa semplicissima, cioè ci sono alcuni dirigenti del PD che non concepiscono l'idea di essere in minoranza. Cioè se tu sei in minoranza... vuol dire che la sinistra è in minoranza, e se la sinistra è in minoranza, Veltroni o Renzi, può capitare, ma se tu, per esempio Massimo D'Alema, che io stimo, rispetto, sei in minoranza, vuol dire che è la sinistra che è in minoranza, e se la sinistra è in minoranza, vuol dire che in maggioranza è la destra, e quindi chi è in maggioranza... ragiona come la Thatcher, è l'erede di Berlusconi, è manovrato da Verdini. Questo meccanismo a me un po' preoccupa. Sei in minoranza, capita.
è capitato a tutti i dirigenti del PD in questi 7 anni, può capitare allora, anche a proposito di D'Alema, ieri i giornali raccontavano, non è una tragedia, lo capisco, ieri i giornali raccontavano che D'Alema avrebbe incontrato una serie di personaggi, fra cui Della Valle, che è rimasto, come voi ben sapete, molto deluso da Renzi al punto da chiamarlo Sola, ma anche Farinetti, che è un renziano della prima ora, e che secondo il giornale... Renzi ha chiesto, ma che vuol dire Sola? Perché si usa a Roma, si usa a Roma Sola. E anche Farinetti, che invece essendo un super renziano, avrebbe detto, sì, anch'io, il premier, insomma, sono un po' deluso. Noi l'abbiamo beccato, ieri Farinetti, da Italy, nel suo regno. Guardate che ci ha detto. Non so se oggi ha letto i giornali, nei giornali c'è scritto che lei sarebbe andato a trovare D'Alema. Per dirgli cosa? Per dirgli che è un po' deluso di Renzi. Ci dice se è vero o no? No, ma è facile, si capisce, se una roba è bianca o nera si capisce il volo. No, non è vero, l'ultima volta che ho visto D'Alema è 6 mesi fa a San Patrignano, dove c'erano i suoi vini e lui mi parlava di vino, tra parentesi è un ottimo produttore di vini, abbiamo solo parlato di vini. E perché D'Alema avrebbe raccontato questa cosa? Ma non so, ma mi sembra talmente colossale questa bugia che non credo l'abbia raccontata lui. Quindi lei giura che non è andato da D'Alema? Ma non bisogna giurarlo, proprio sarebbe, lo ammetterei. Primo, non sono andato. 6 mesi che non lo vedo, l'ho appena detto, quindi perché dovrei dire così? Secondo, io continuo ad avere una fiducia enorme in Matteo Renzi. Non ha neanche un briciolo di delusione? Ma no, ma non bisogna essere delusi. Mai detto cose non carine su D'Alema, perché lo stimo, è un amico e ci mancherebbe altro, quindi vi sfido a trovarle. Dico, e lo ripeto sempre, che chi ha fatto politica per 30-40 anni, forse è meglio che faccia qualcosa d'altro. Ha visto ieri quello che ha detto in direzione D'Alema? Non l'ho visto, ma ho letto qualcosina. È stato molto duro. Sì, sì, sbaglia. Perché? Perché non si risolvono i problemi così. È chiaro che il ragazzo ha difficoltà a cambiare la situazione, ma non è il modo di attaccarlo in quella maniera che può risolvere i problemi. Io sarei più contento se D'Alema, che è un uomo di grande esperienza, gli desse qualche consiglio, stesse magari un passo indietro e lo aiutasse. Allora, Sergio Rizzo, però lui ammette che il ragazzo è in difficoltà e insomma effettivamente gli attacchi si sono susseguiti a partire dal tuo giornale col fondo dei De Bortoli, passando poi appunto a quelle intemerate di Della Valle, abbastanza violenta. Che sta capitando? Ma sta capitando quello che capita normalmente in politica. L'Italia è un paese che sappiamo molto complicato, le cose hanno delle procedure particolarmente lente e macchinose, e quindi lui probabilmente non riesce con la rapidità che aveva promesso a fare le cose che pensa di voler fare. In più ci sono anche altri problemi, no? I problemi sono, secondo me, i problemi di Renzi sono che lui dovrebbe essere molto più violento, per usare un termine che lui ha utilizzato, su alcune cose. E non accettare certi compromessi inaccettabili. Penso a certe nomine che sono state fatte che non dovevano essere fatte. Penso a certe cose che compaiono nei provvedimenti e che sono inaccettabili, come la norma sulle autostrade, no? Cioè, ci sono delle che nello sblocca Italia. Nello sblocca Italia a un certo punto è spuntata fuori una norma che consente ai concessionari autostradali di prorogare le concessioni senza gara. Ma è una cosa che non si può fare, secondo me, no? Comincia così a fare favori, quindi. No, Renzi. Ma voglio dire, ci sono su queste cose, secondo me, il governo Renzi deve stare molto attento. Perché se vuole cambiare le cose in questo paese, deve cominciare a smontare certi meccanismi di consociativismo orrendo che ci sono stati. Questo è il fatto, no? Cioè, è tutto lì la scommessa sua. Se lui comincia a... Se il governo, poi lui, non so se è lui, ma insomma, diciamo il governo. Se il governo comincia a venire a patti con quel vecchio mondo che ha ridotto l'Italia in questo modo, no? Pur di portare a casa qualche risultato, non ci siamo. E lì secondo me che deve essere molto più violento. È interessante, cioè non basta rottamare D'Alema per essere il nuovo, bisogna andare contro i redditi di posizione, sì, contro i privilegi, cioè bisogna poi fare le cose vere, dice Sergio Rizzo. Sì, sì, ma io sono d'accordissimo con Sergio Rizzo. Il problema è che normalmente la critica che viene fatta a Renzi è di farlo troppo, cioè di farsi troppi nemici,
in tutti i mondi, dall'establishment economico alle banche, ai vertici della pubblica amministrazione, alla magistratura, al suo partito, eccetera, eccetera. Però dice Sergio, ogni tanto alcune cose ci sorprendono. Per esempio, lui faceva riferimento a una cosa che ho letto anche, mi pare, un suo articolo sul Corriere di qualche giorno fa, che anch'io personalmente trovo discutibile. Credo che sia in un decreto che sia una sblocca Italia. Chiede la signora, gliel'ha detto a Renzi, gli ha mandato un messaggino, è discutibile. Non è che diciamo parlo con Renzi dei commi dei decreti tutti i giorni, no? L'ho detto però sinceramente dopo, se vogliamo fare outing, dopo aver letto il suo pezzo, ho telefonato al mio amico presidente di questa commissione che si chiama Ermete Realacci e gli ho chiesto lumi su questa cosa e lui mi ha detto effettivamente la cosa è discutibile, quindi credo che nella discussione che è in corso può darsi che venga discussa, ma dobbiamo anche metterci d'accordo però tra di noi se, perché di Renzi si diceva che si dice spesso che usa troppo diciamo così la clava, metodi violenti, che si fa troppi nemici. Io invece ho l'impressione che siamo in un momento in questo paese in cui devi serva. Anche rischiare di farti molti nemici. Allora scusate, a proposito di sblocca Italia, io sono una persona molto prudente personalmente, molto diversa, quindi sarei sempre per ricucire, come diceva prima qualcuno, però penso che in questo momento non si possa. Allora, a proposito di sblocca Italia, Grillo con un video e con un blog annuncia una battaglia feroce contro quello che lui definisce non sblocca Italia ma sfascia Italia. Sul Jobs Act Brunetta dice che Renzi è peggio della Fornero, cominciamo bene. Qui parlavamo di un comma dello sblocca Italia. Sì, ho capito. Perché sul lavoro, nell'insieme la misura è molto positiva. Sul lavoro e sull'idea del TFR da mettere in busta paga, Angeletti dice non serve, bisogna abbassare le tasse, insomma la confusione è tanta. Partiamo da una cosa concreta, guardo Stefano D'Ambrosio che come sapete è il questore della Camera, perché dopo mesi di trattative il via libera dell'ufficio di presidenza è arrivato ai tagli degli stipendi di chi lavora alla Camera, perché siano tutti a quel famoso tetto di 240.000 euro, che è il tetto di quanto guadagna il Presidente della Repubblica, quindi non bisogna guadagnare più di Napolitano, si dice, e sembra anche abbastanza logico. Ebbene, questa cosa è stata fatta, noi adesso ci vediamo una bella scheda che ci spiega come e perché, ma D'Ambrosio dice che c'è qualcosa che non quadra, come sempre, gatta cicova, c'è la magagna. Vediamo la scheda e poi sentiamo Stefano D'Ambrosio e anche Sergio Rizzo, che sul tema è la massima autorità vivente. Vediamo. Voi sapete che abbiamo messo un tetto allo stipendio massimo di chi lavora nella pubblica amministrazione, 240.000 euro. Qualcuno si è lamentato. 240.000 euro sono 20.000 euro al mese, no, ma di che ti lamenti? Tutto è iniziato così, con il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che inaugura la sua battaglia contro gli stipendi d'oro dei dipendenti pubblici. Una battaglia che ora è arrivata fino a dentro il palazzo. Ieri gli uffici di Presidenza della Camera e del Senato hanno votato, senza il placet dei sindacati, la riduzione degli stipendi anche dei dipendenti del Parlamento. Per la prima volta Camera e Senato hanno deciso di introdurre un tetto massimo alle retribuzioni. Ma quanto guadagnano consiglieri, segretari e assistenti? Su questa pratica tutta italiana ci ha preso in giro anche l'Economist. Per guadagnare 136.000 euro all'anno, scriveva in agosto, bisogna essere o il governatore di New York o un usciere del Parlamento italiano. Battute a parte, i super stipendi di funzionari e burocrati di Camera e Senato sono pubblici e consultabili online. A guadagnare più del presidente Giorgio Napolitano, già oggi sono 76 consiglieri parlamentari. Poi c'è il segretario del Senato con i suoi 419.000 euro e quello della Camera con un stipendio di partenza da 406.000 euro che ogni due anni aumenta del 2,5%. Proprio su questa maxi retribuzione è nato un giallo. Il compenso del segretario generale legittimo stabilito ma non è quello complessivo pubblicato sul sito della Camera dei Deputati. Sì, non mi sembra giusto mettere la discussione in questi termini quando una persona interessata è qui presente e non può intervenire. Cosa cambierà dopo il voto di ieri? Intanto a partire dal 1 gennaio ci si dovrà adeguare, seppur gradualmente ed escluse indennità e contributi, ai 240.000 euro e poi da qui a cascata saranno abbassati con tetti intermedi anche gli stipendi inferiori.
I collaboratori della Camera, per esempio, passeranno da un massimo di 152.000 euro a 106.000 euro l'anno. Gli assistenti, la categoria a cui appartengono anche i barbieri della Camera, dai 136.000 ai 99.000. In tutto, questa rivoluzione tocca circa il 40% dei dipendenti del Parlamento e promette di far risparmiare nei prossimi 4 anni quasi 100 milioni di euro. Dispiace che i sindacati non siano parte di questo esercizio. Attesa comunque una valanga di ricorsi. Oltre 20 sigle sindacali del Parlamento sono sul piede di guerra e sono ottimiste. Dicono che la magistratura boccerà questo tentativo di spending review. Allora, D'Ambrosio, ieri lei si è astenuto. Sì. Nonostante sia nell'ufficio di presidenza, sia uno di quelli che si è occupato assieme alla Boldrini fin dal primo giorno di questo tema, ha detto che questi tagli non sono sufficienti e che ci sono delle, come diceva Giachetti, delle cose che non si vedono a prima vista ma che invece fanno lievitare questi stipendi molto oltre il tetto. Capito bene? Ci spiega? Beh sì, se l'obiettivo era quello anche politico, soprattutto da parte di un governo a cui io appartengo, seppur con una formazione minore come quella di Scelta Civica. Tiene sempre a sottolinearla questa cosa, D'Ambrosio, che Scelta Civica ormai c'è o non c'è uguale. Ho una difficoltà personale. Ma fa bene perché tutti qua vengono a fare i fenomeni. Lei invece giustamente dice che Scelta Civica sta nelle condizioni che io lo apprezzo, è una cosa di grande serietà. E quindi facendo parte comunque di un orientamento di governo che condivide quello che aveva detto il Presidente attuale del Consiglio, e cioè introduciamo un tetto che è un tetto corposo di 240.000 euro. E si campa benino, ecco, 240.000 euro, bisogna essere proprio sinceri. Sì, e questo... Sono tutti d'accordo, si campa benino. Esatto, e questo deve valere per tutta la pubblica amministrazione. Consideriamo anche che in quei palazzi, che sono dei palazzi importanti per la vita di tutti noi, perché si decidono le leggi e si fanno delle leggi che devono essere fatte bene, questo vale per la Camera, il Senato, vale anche per la Corte Costituzionale che poi dovrà controllare che quelle leggi siano fatte bene, e per il Quirinale, perché il Quirinale, il Presidente della Repubblica, ha una funzione anche qui che sappiamo mai come in questi ultimi anni davvero fondamentale per la politica di questo Paese. Quindi questi quattro palazzi non dovrebbero essere considerati pubblica amministrazione, a me va anche bene questo, però che ci sia ancora un gap tale per cui i 240.000 euro che valgono per tutti quanti i cittadini diventano quantomeno 360.000 euro in quella bolla di cristallo. Ma come diventano questi 360.000? Perché si tratta, ecco, la comunicazione io non l'ho condivisa. La professionalità, ripeto, è altissima lì dentro la Camera, ma sono 2.000 dipendenti in tutto. Ci sarà anche qualcuno che forse dovrebbe meritare qualche controllo di più. Sergio raccontava di questa storia meravigliosa di un concorso con 100 persone che tutti sono stati bravissimi, tranne uno. Io l'ho cercato, ho mandato giornalisti sguinzagliati a cercare quest'unico povero uomo che non è passato, ma non l'abbiamo trovato. Forse Marco c'era. E quindi... quando si è deciso che questi 240.000 euro sono al netto degli oneri previdenziali, mentre 240.000 euro per tutto il resto dei cittadini sono al lordo, è la cifra totale che ti deve entrare in busta paga, mentre lì appunto al netto già diventa quello che un grillino ieri ha definito una cosa fraudolenta. Mi scusi, però perché i sindacati vi hanno imposto di non fare una scelta più semplice? No, assolutamente, i sindacati non erano d'accordo su nulla. Noi ne abbiamo uno qui di sindacato della Camera, quindi casomai lo sentiamo. Hanno legittimamente tutelato in termini corporativi la loro posizione, ma questo è prevedibile. Quello che a me è sempre sembrato un distacco troppo forte, che a un metro di distanza dalla bolla di cristallo del palazzo, ogni giorno abbiamo decine di persone che rappresentano altre categorie che stanno lottando per vedersi equiparare. Infatti a me mi fa un po' impressione, perché io ho parlato per mesi e mesi di 80 euro in busta paga, l'idea è che poi uno comincia a vedere queste cose, queste cifre sulla Camera, dico boh, ma insomma 80 euro sono importantissimi, si fanno aspettare per 15 giorni e poi invece facciamo le battaglie per tenere i barbieri a 183.000 euro, forse qualcosina che non funziona. Cioè, comunque credo che sia un massimo, no? Quello. Sì, sì, ha 25 anni di anzianità. Sì. Sì, ma tu me lo presenti un barbiere che guadagna 83.000 euro? Se ti tagli i capelli paghi 18 euro. Siccome mi taglio i capelli alla Camera e non vorrei essere sgozzato. E conosco la situazione. Uomo prudente difende il barbiere, c'ha ragione. Semplicemente per dire che un conto è se parliamo del segretario generale, dei vertici del Parlamento e... discorso sacrosanto, quello che mi sembra accennasse D'Ambrosio,
Se parliamo dei lavoratori in genere, allora, credo che le cifre citate lì fossero i massimi. Io ce l'ho un lavoratore in genere, quindi adesso ci vado a parlare, così ci dice la sua. Allora, lui si chiama Amerigo Rieccio ed è un iscritto, lui è ragioniere alla Camera dei Deputati ed è iscritto a un sindacato che si chiama OSA, che è l'Organizzazione Sindacale Autonoma Dipendenti della Camera, una delle 20 sigle sindacali. Una delle 10 sigle sindacali, 11 sigle sindacali presenti alla Camera, in quelle 20, qua un problemino di aritmetica, vengono contate due volte le sigle presenti sia alla Camera che al Senato. Quindi... Ok, avvicini un po' il microfono, se non la sentiamo, però, quindi sono 10. Ci sono? Sono 11. Vabbè, tantine, diciamo la verità. Perché ci sono 5 sindacati, diciamo, generalisti, la triplice, CGIL, CISL, UIL, e 2 sindacati autonomi che accolgono iscritti fra tutte le professionalità, e poi ci sono le rappresentanze. Comunque, insomma, io le dico che su 2000 dipendenti, 11 sindacati, insomma, è una consistente rappresentazione sindacale dei problemi. Se, della... pensate che basta fare un sindacato per un aumento di stipendio, per adesso l'associazione sindacale è libera. Comunque, torniamo al tema. Certo. Le diceva D'Ambrosio, i sindacati non sono d'accordo su niente. Allora, io la cosa che le chiedo proprio col cuore in mano, da cittadino a cittadino, ma... Lei si rende conto di come campano fuori dalla Camera? Perché appunto la signora Elisabetta piglia 900 euro di pensione. Allora forse quando uno fa una battaglia deve pure pensare io dove vivo, in che paese... Poi voi siete bravi, fate i concorsi, tutte cose che noi rispettiamo moltissimo. Però oggi col paese così come è messo, con un giovane che perde il lavoro ogni 4 minuti, come diceva oggi il Tempo, si possono fare queste battaglie e non diventare invisi alle persone normali? E lo chiedo proprio con grande franchezza. È giustissimo. In realtà noi distinguiamo al nostro interno fra i costi della politica e i costi dell'istituzione. Fino ad oggi si è intervenuto solo sui costi dell'istituzione. La politica in realtà non ha tagliato su se stessa nulla. Cioè, i deputati, quello che percepivano, continuano a percepire. E soprattutto, la cosa proprio... La presa di coscienza di quello che avviene... Noi siamo una battaglia interna al palazzo. Politica contro... Sono due cose assolutamente diverse, però. Sono due cose assolutamente diverse. Un conto è la politica, un conto è l'istituzione. Sono due cose separate e a volte anche in conflitto. Non solo in questa occasione. Però, ad esempio, proprio per prendere possesso della realtà, io inviterei i deputati a farsi tassare tutte le loro... tutto ciò che percepiscono, perché un deputato oggi ha un CUD, prendi un lord di 110 a fronte però di un netto di 200. Io se prendiamo il netto di 200, Amerigo, siamo ben fuori. L'idea fiducia, noi abbiamo parlato degli stipendi dei parlamentari per mesi, quindi ce ne siamo tanto occupati, ma ci stiamo occupando degli stipendi vostri. Okay. Teniamo... Va benissimo, allora teniamoci sul punto. Io sono un ragioniere della Camera, noi abbiamo adottato, tuttora adottiamo le denominazioni di livello storiche, insomma. E quindi la posizione del ragioniere è una posizione da laureato che al momento della partecipazione al concorso deve avere alcuni anni di esperienza. Una posizione che per trovarla nel Ministero bisogna andare a un concorso da dirigente. Cioè, per trovare un dipendente ministeriale laureato con esperienza deve andare a pescare un dirigente. Quindi siete più bravi di vostri... Non siamo più bravi, facciamo cose diverse. Abbiamo un orario di servizio diverso. Il mio stipendio attuale, io ho 47 anni, lavoro da 28, di cui 13 alla Camera, perché poi bisogna essere laureati al momento del concorso, insomma. Quindi il mio stipendio attuale è 2.695 euro mensili. Nel mio caso per 13, perché ho ceduto due mensilità per comprare casa, insomma. Però, devo dire, è un buono stipendio, assolutamente. E piglia le indennità, però, tutte quelle altre cose? No, quelle indennità sono incluse. Io ho un coordinamento di unità operativa ed è incluso in questi 2.695 euro mensili. Attenzione, però. La questione, ma secondo lei, a parte il suo caso personale, gli stipendi dei suoi colleghi sono alti o bassi? Cioè, guardi, un signore che fa l'usciere o il barbiere, che sono due mestieri nobilissimi, ma veramente deve guadagnare appunto quanto il governatore dello Stato della California? Assolutamente, assolutamente no. Infatti, i 6 barbieri della Camera dei Deputati, che sono dipendenti di secondo livello assunti con l'ultimo concorso, hanno fra i 40 e i 50 anni di età, hanno anzianità contributiva tra i 20 e i 30 anni e percepiscono circa 27.000 euro nette all'anno, che sarà anche troppo, forse, insomma. Però un barbiere di 50 anni... Sergio, prova a darmi una mano. Sono curioso di sapere di qual è la sua anzianità alla Camera. Non 13 anni, l'ho detto adesso. No, lei ha detto 28. No, 28 lavora... anni di anzianità contributiva, di cui 13 lavora alla Camera. Lavora da 28 anni? Cioè, ha cominciato 19 anni lei a lavorare? Sì, in cava di pietra. In una cava di pietra, sì. Visto che lei ha cominciato a lavorare alla stessa mia età, però al Corriere della Sera, insomma. No, al Corriere della Sera no. No, sono 10 anni che lavoro, sono 14 anni che lavoro al Corriere della Sera.
No, la cosa che volevo capire è che insomma lui dice noi siamo persone normali come tutti gli altri, io piglio uno stipendio, con uno stipendio medio, D'Ambroso. Con tutto il rispetto della posizione, mi sembra anche, non una bella parte, ma vuole dire lei esattamente all'ordo dopo 13 anni quanto guadagna? Vuole dire, giusto perché ha introdotto il tema. È giustissima la domanda, io però le faccio una precisazione. Io la spesa la faccio con lo stipendio netto. Non lo vado a fare con lo stipendio lordo. Ma tutti lo facciamo con lo stipendio lordo? Assolutamente tutti, no, perché i deputati hanno un lordo che è inferiore al netto, visto che percepiscono una buona parte della loro retribuzione senza tassazione e quindi al di fuori del CUD. Attenzione. Cioè, a me mi pare che l'argomento cosa signore è, ma proprio i deputati che guadagnano un sacco di soldi e non pagano manco le tasse su una parte, si permettono di dare lo stipendio a me? Questo mi sembra il tema. Marlino, mi fa dire una cosa a cui ci tengo davvero. Io sono un neofita della politica e credo che non rimarrò in politica per mille ragioni. Sempre legate a quelle ragioni. Cos'è un invito a tornarsene a casa? Cos'è un invito a tornarsene a casa? Non ho capito bene. Al perbenismo, quindi non tendo a tutelare quello che è accaduto prima della mia esperienza politica, però posso dire, perché controllo le cifre e altre, che proprio i famosi stipendi. Perché il questore della Camera proprio fa questo, cioè controlla i conti della Camera, per dirlo a chi ci segue da casa. Esatto, gli stipendi dei politici a cui l'ottimo Paolo appartiene si sono stati tagliati di un buon 30% negli ultimi 5 anni e non appartiene a nessun'altra esperienza europea in questo senso. Va detto in tutta. Comunque, l'ottimo Paolo è un signore, nemmeno l'aveva detto. No. Stava zitto. Sergio, allora no, volevo aprire per un altro tema io. 30% di cosa vuol sapere? 30% dello stipendio, per cui oggi i deputati, così lo informiamo, visto che è un'occasione per informare, lo stipendio dei deputati è di 5.200 euro al mese. Questo è lo stipendio. Lui però si riferisce al fatto che voi avete rimborsi, che sono tutta una serie di voci che non sono tassate. Sì, però c'è da specificare che non sono tassate non per volere dei deputati, ma per volere del legislatore, che all'articolo 52 del TUIR prevede che sarebbero i deputati, peraltro, legislatori. No, anche i senatori, dai. Ah, sì, senatori. Che ai fini della determinazione dell'indennità di cui avete non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro, eccetera, eccetera. L'articolo 52,1, lettera B. Comunque, del TUIR. Io riconosco che è giusto che i sindacati facciano una tutela e la portino sino alla possibile soluzione della loro posizione. Però attenzione, il famoso barbiere, che non deve essere soltanto davvero il simbolo negativo, ma chi è nella posizione del barbiere, quindi la maggior parte di chi è in quella posizione che lei ha detto, guadagna dopo 20 anni, guadagna più di un prefetto della Repubblica, guadagna molto di più di un funzionario di polizia che è lì. Allora, in questa... non vorrei è possibile sentire Sergio Rizzo. No, allora, guarda, la media, ci sono i dati sui bilanci, cioè non è che c'è da tanto da girarci intorno. La media, basta dividere il monte stipendi che viene pagato tutti gli anni per il numero di dipendenti. Si arriva a ben oltre 150.000 euro. In gran parte sotto di 150.000 euro. No, 150.000. Possiamo farla qui media, la divisione. Quella media però sta inserendo anche l'alta dirigenza. Certo, come se mi mette nella media anche Marchionne, anche l'operaio della Fiat guadagna molto. Lo sa quant'è la media al Parlamento inglese? Sono 40.000 euro. Cioè, non si giustifica, scusi, non è che la Gran Bretagna funziona peggio dell'Italia la democrazia, ecco. No, sono 650 parlamentari, sono 650 parlamentari alla House of Commons più 1.300 dipendenti. 1.800 i dipendenti. 1.800 dipendenti. Ma se lei fa la divisione, c'è anche lì il bilancio, sono 40.000 euro, capito? Quindi c'è qualcosa che non va da noi, questo bisogna, non si può non ammettere. Ora possiamo girarci intorno come vogliamo, no? Noi abbiamo avuto anche delle discussioni con gli stenografi del Senato, perché abbiamo osato dire che in base alle tabelle lo stenografo del Senato all'ultimo livello della carriera, diciamo, dopo la anzianità, guadagna come re di Spagna, capito? 289.000 euro lordi l'anno. Il re di Spagna guadagna 292.000 euro. Allora, la domanda è accettabile e questa cosa? E gli stenografi sono arrabbiati di questa cosa che hanno detto? Sì, si sono arrabbiati. Hanno specificato che la posizione stipendiale del 40° anno è inventata perché non l'ha raggiunto nessuno. Ho
capito, hanno fatto questa specifica. Ma se facciamo la divisione... È impossibile perché ci vuole una laurea prima. Allora, 150.000 euro di media a ogni dipendente, ma scusi, ma è accettabile 150.000 euro di stipendio? Senza contare gli oneri previdenziali. Voglio farti una domanda in più, scusi un attimo, scusi, ma guadagna... cioè, adesso io voglio dire, il mio stipendio da editorialista del Corriere della Sera è di gran lunga inferiore, di gran lunga inferiore. Io non mi voglio paragonare, per carità, capisco, fanno un lavoro diverso, però uno quando vede queste cose dice, ma allora vado a fare... Tutti alla Camera, tutti alla Camera. Voglio chiedere una cosa a Sergio Rizzo invece, perché Sergio Rizzo darà alle stampe il 22 di ottobre un libro che si chiama Da qui all'eternità. Vi ricorderete quel meraviglioso film degli anni 50, cosa con Frank Sinatra? Era c'era Frank Sinatra, c'era Burt Lancaster, c'era Deborah Kerr, la famosa scena del bacio. Si è cominciato a occupare di cinema come Veltroni? Vi chiederete voi? No. Da qui all'eternità cos'è, Sergio? No, ma è semplicemente una cosa che secondo me a un certo punto andava fatta, cioè spiegare che questo è un paese nel quale c'è un sistema per cui se tu entri in una determinata corporazione, sia la politica, ma sia anche, che ne so, una certa magistratura, una certa militari, diplomatici, no? Ce n'è per tutti. Esatto. Dopodiché tu hai la garanzia a vita o di avere, diciamo, un vitalizio, come nel caso dei consiglieri regionali, che è un caso che sta tra l'altro esplodendo adesso. Come no? Oppure una serie di incarichi che non finiscono mai più. Cioè, io ho trovato nel sindacato. Tu, Gianantonio, che trovaste quella simpatica signora sarda che prendeva all'età mia 5.000 euro di pensione, io sono stata male una settimana 41 anni con il mal di stomaco, Sì, tu la trovasti, Gianantonio? La trovavo Gianantonio, ma insomma, voglio dire, però di questi casi l'Italia è piena, ma non sono soltanto, diciamo, i vitalizi sono un caso che poi andrebbe un attimo sviscerato perché c'è grande differenza. Da quei privilegi che rimangono attaccati per tutta la vita. Ci sono delle situazioni di alcune persone che non si sa per quale motivo a 80 anni ancora devono avere un incarico, no? Io dico, per carità, l'età media sta aumentando, per fortuna, abbiamo tutti quanti, no, la prospettiva di vivere più a lungo. Però io non ho capito perché tu devi fare presidente di una società pubblica un signore che ha 84 anni. No, cioè, semplicemente... Ci sarà qualcosa perché, altro in giro. Ma no, semplicemente perché non si può... Ci sono delle persone che non possono rimanere senza una poltrona. E questo è un paese che purtroppo... Questo è uno dei motivi per cui... Questo è uno dei motivi per cui il paese invecchia, vizzisce e muore, no? Perché non c'è ricambio, cioè perché non c'è... Neanche la prospettiva per chi oggi ha 25, 30, altro che poi stiamo parlando dell'articolo 18, e questo è che fa tanto ridere, no? Cioè, ma l'articolo 18 è una cosa ridicola rispetto al sistema mostruoso che abbiamo creato in questo paese. Ma ci sono dei dirigenti ministeriali che escono dal ministero, poi vanno a fare i presidenti di società pubbliche a 80 anni, a 75 anni. Cioè, non è una cosa accettabile. Speriamo nel rottamatore, no? Gentiloni. Volevo dire una cosa però a D'Ambrosio. Io sono assolutamente d'accordo. E l'unica cosa che dobbiamo dirci, per essere onesti tra di noi, è che per paradosso in Italia proprio il mondo politico, e non certo per merito mio, no, però riconosco a questo molto merito a Matteo Renzi, e da un certo punto di vista anche a alcune altre cose che sono capitate, penso ai successi di Grillo negli scorsi anni, ha avuto un tasso di ricambio molto più alto di altri mondi. Il Parlamento è molto giovane, per esempio. Il Parlamento è giovane, le leadership in alcuni campi della politica, beh, non Salvini, in tutte, per esempio, sono anche, molto no? cambiate, molto più che nei giornali, ma non lo dico per polemica. Vi faccio vedere una cosa, dopo una domanda di D'Ambrosio, perché mi urge, dopo l'applauso per il perbenismo, dato che c'è un suo collega, un suo ex collega magistrato che... Invece ha avuto delle reazioni un po' strane a proposito di poltrone. Parlo di De Magistris, che insomma è stato raggiunto da una condanna. La legge Severino, che non piace più a nessuno, ma è stata votata dal Parlamento, dice che bisogna andare via quando uno è condannato. L'abbiamo ben visto con Berlusconi. Lui ieri sera da Floris si è difeso, ha detto non mi dimetto. Le faccio sentire un piccolo brano, lei mi dice cosa ne pensa, perché insomma io sono abbastanza colpita, devo dire. Vediamo. Io per tanti anni sono stato considerato un ottimo magistrato. Curriculum esemplari, encomi, eccetera. A un certo punto, dopo che ho cominciato determinate inchieste, sono diventato un cattivo magistrato. In 2 anni 80 procedimenti penali.
80 procedimenti penali istruiti alla Procura di Salerno che ai sensi dell'articolo 11 del Codice di Procedura Penale indaga sui magistrati Catanzaro. Mi perdoni, chi la reputava un grande magistrato? No, un grande magistrato, tutti i curriculum, Consiglio Giudiziario, Consiglio Superiore della Magistratura. A un certo punto dell'inchiesta un consulente vicequestore mi chiede di acquisire le utenze di persone collegate con determinati indagati. Mi dà un elenco di numeri, a fianco a quei numeri non saranno scritte le persone perché non le sappiamo, acquisiamo con un decreto da me disposto, si scopre che sono parlamentari, me lo comunica perché i parlamentari hanno l'immunità anche sull'acquisizione di tabulati, io mi fermo, poi vengo trasferito e oggi vengo condannato perché ho fatto quel decreto, perché avrei dovuto avere la palla di vetro. A me mi ricorda tanto Berlusconi, è una cosa terribile, ma la devo dire, cioè non sapeva, 80 procedimenti, tutti contro di lui. A me invece insomma, ha fatto piacere sentire Floris che diceva una cosa che abbiamo sentito anche da Renzi quando ha detto Fassina chi, qui ha ricordato, ma chi ha detto che sei un grande magistrato. Grande magistrato quando lui aveva, con tutto il rispetto della sua esperienza personale, che è un momento, sta vivendo un momento di difficoltà obiettivamente, ma lui era all'inizio di una carriera in cui al massimo aveva un anno, due anni di esperienza, e se dei grandi magistrati dopo due anni di anzianità è veramente difficile, lo dico con la consapevolezza dell'esperienza mia personale. Seconda cosa, De Magistris ha sbagliato, dei giudici lo hanno condannato, deve essere applicata una legge che tutti abbiamo invocato, lui per primo nei confronti di Berlusconi. Mi sembra davvero al limite dell'arroganza istituzionale quella che un sindaco eletto da centinaia di migliaia di cittadini napoletani possa avere ancora questo tipo di reattività, peraltro pubblica, e che non avrebbe se non fosse il sindaco della città di Napoli. Pubblicità, rientriamo fra pochissimo. Da dove ripartiamo? Dai concorsi farsa, è un'altra bella storiella italiana. Pubblicità. Mambo italiano. Mambo italiano. Ricorda Luca, la cosa più importante degli esami di maturità sono le fotocopie. Cartucciera professionale in dotazione Marines dell'esercito americano contenente numero 72 temi miniaturizzati, dico 72. Questi per te sono l'unica salvezza, perché se fai bene gli iscritti, pure se gli orali fai scena muta, Martinelli te fa una pippa. Tu mica sei normale, eh? Ma il vero colpo di genio è questo. Adesivo sagomato contenente tutti i teoremi e le formule matematiche del mondo. Ma se non si legge niente? Vabbè, perché ora ci ho camminato. Ah, infatti noi gli esami ci andiamo volando. Quanto sei polemico. Questo era un film, ma a chi di noi non è capitato? Quando facevamo la maturità noi, i nostri figli, insomma, sono le scene classiche che succedono a un certo punto. Però, come quasi sempre accade in Italia, la realtà supera la fantasia. Quindi vi portiamo adesso a vedere un concorso farsa per diventare medico di famiglia che sia stato fatto realmente nel nostro paese. Vedete in che modo. Oltre 10.000 candidati per 900 posti in tutto, ma il concorso di medicina generale dello scorso 17 settembre, quello che consente di diventare medici di famiglia, rischia di essere una farsa. Mancati controlli, smartphone a disposizione, tempistiche non rispettate e testimoniate in tempo reale su social network. Sotto garanzia di anonimato abbiamo incontrato alcuni giovani che hanno sostenuto l'esame e ci siamo fatti raccontare com'è andata davvero. Per esempio, anche semplicemente il fatto che sia iniziato nella mia commissione con due ore di ritardo rispetto al resto d'Italia lo rende un concorso irregolare. In aula il telefono cellulare aveva segnale e anche rete, connessione internet. È chiaro che se io inizio con due ore di ritardo rispetto al resto d'Italia ho tutto il tempo per ricevere eventuali suggerimenti e risposte a domande che teoricamente ancora non dovrei nemmeno conoscere. I telefonini c'erano, ma come dimostra questo filmato che ci è stato spedito da un candidato, per i suggerimenti non serviva la tecnologia, bastava alzarsi e confrontarsi con i colleghi sotto il più completo disinteresse della commissione. Ma tra le accuse forse più gravi che ci segnalano c'è questa. La busta contenente i dati anagrafici e la busta con le risposte del concorso sono insieme. Io, commissione esaminatrice, vado a vedere la risposta e so anche chi ha scritto quella risposta.
Sì, soprattutto perché la correzione avviene a porte chiuse, quindi non c'è una società esterna che in qualche modo possa garantire appunto la tutela dell'anonimato. La legalità del concorso è quindi in dubbio, al punto che in Sicilia la prova è stata congelata. Il segretariato italiano Giovani Medici e il sindacato dei medici italiani hanno lanciato l'allarme annunciando un'azione giuridica collettiva e chiedendo al ministro della Sanità che sia fatta chiarezza. Il 17 settembre c'è stato un po' questo scandalo. Ho letto questa questione sui giornali, che ovviamente è una cosa che desta preoccupazione. Noi come ministero diciamo diamo i quiz, poi viene tutto gestito a livello regionale. Noi possiamo intervenire per quello che è la nostra competenza, perché ricordiamoci sempre che viviamo in queste scatole che la Costituzione che la riforma della Costituzione ci ha creato. Il Ministero della Sanità, per cui... Sì, però il Ministero della Sanità non può andare oltre l'autonomia delle regioni. Ministero della Sanità o singole regioni, chi è che insomma deve assumersi la responsabilità di garantire la regolarità delle prove? Dal sindacato precisano. La disorganizzazione sicuramente dipende dalle regioni, il controllo spetta al ministero. Speriamo che il ministero vigili, gli ordini vigili e le regioni si organizzino meglio. Di sicuro c'è il fatto che a non vigilare c'erano alcuni membri della commissione e nelle commissioni alcuni sono espressione degli stessi sindacati. Si crea un po' un conflitto di interessi ad avere il sindacalista che sta nella commissione. Glielo dice una che fa parte di un sindacato, quindi che i sindacati siano fuori dai percorsi formativi didattici. Saranno le regioni, sarà il governo centrale, la domanda è: ma che li facciamo a fare i concorsi se sono così? Per spendere un po' di soldi, perché che senso ha un concorso così? Non lo so, che dici Sergio? La cosa preoccupante è che tutta Italia è fatta in questo modo, questo è il fatto. Cioè, non è che ce n'è uno che va dritto, eh? Io, le cronache sono piene di storie di concorsi manipolati, cioè, c'è questo ultimo dei vigili urbani, non sapete che il Comune di Roma ha bandito... ormai diversi anni fa un concorso per alcune figure professionali, tra cui i vigili urbani, e dopodiché hanno scoperto la commissione, hanno dovuto cambiare 3 volte perché non questi compiti sono stati presi, rimbustati, ma 17.000 persone coinvolte. Voglio dire, perché questa è l'Italia, no? Questo è il paese nel quale poi ognuno alla fine, no, deve portare a casa il risultato per il raccomandato, l'amico... Ma il rottamatore qui così. Non mette mano, secondo lei? Perché Mario Lorenzin dice: non me ne posso occupare io. Però io, se fossi ministro della Sanità, su una roba del genere mi farei sentire. Poi capisco i problemi. Ma insomma, sono cose su cui bisogna alzare la voce, o no? Sì, penso di sì. Sicuramente nel caso, adesso può darsi anche che la Lorenzin non fosse informata, sia stata intervistata così senza... Però, insomma, se tu, che hai una responsabilità ministeriale, vieni a conoscenza di una cosa grave, insomma, non credo che sia giusto ripararsi dietro, ecco, è competenza mia, è competenza delle regioni, perché puoi comunque intervenire, hai un peso politico, altrimenti con questa logica il Ministero della Sanità non esisterebbe, perché le competenze sono veramente molto, molto, molto delle regioni. Però, ripeto, magari Beatrice Lorenzin ha preso la cosa così di corsa e senza... Io credo che noi non ci dobbiamo arrendere all'idea che le cose sono sempre andate così e continueranno ad andare così, perché poi... Ma anche perché non ce lo sappiamo più permettere, secondo me. Perché un tempo i concorsi erano mezzi falsi, nei posti di lavoro c'erano. Adesso perché... comincia a diventare incredibile la situazione. Per certi versi è vero che sono sempre andate così e che uno dice: beh, ma noi siamo fatti così. Però siamo fatti così? No, nel senso che ormai anche il costo economico, sia economico diretto, sia economico in termini di reputazione del paese, non è enorme. Dubbio. Allora, la cosa simbolica che ha fatto Renzi, vediamo poi se funziona e come funziona, quella di dire: io faccio un'autorità dedicata al tema della corruzione e ci metto uno dei magistrati più Raffaele Cantone. Prestigiosi come Raffaele Cantone, è una grossissima gatta da pelare per Cantone, naturalmente, perché aspettative enormi
strumenti a disposizione. Allora, le porto a vedere un altro pezzo d'Italia in Sicilia. Certamente il tema simbolico c'è, ma c'è anche il tema che poi c'è il problema che va al di là della corruzione, proprio il malcostume diffusissimo. Andiamo in Sicilia dove c'è stata un'altra storia incredibile, un click day, beh, vedrete, si è impallato il computer, funziona tutto malissimo, guardate. La Regione Sicilia aveva varato un piano per i giovani da 100 milioni di euro. Il cuore del progetto era rappresentato dalla possibilità per 50.000 disoccupati di partecipare a una mega selezione lavorativa informatica ribattezzata Click Day. In un solo giorno tutti potevano essere assunti come tirocinanti semplicemente collegandosi con un sito predisposto dalla Regione. Doveva essere il fiore all'occhiello del governo Crocetta, ma si è trasformato in un clamoroso flop costato 500.000 euro. È successo che è andato, diciamo, in tilt il sistema informatico fondamentalmente, che per quanto chiaramente, diciamo, è una cosa che non doveva accadere, però allo stesso tempo, diciamo, è una cosa che avviene alle volte. Per gestire la piattaforma informatica del Click Day, la Regione ha affidato l'appalto senza gara a una società privata e la dirigente è finita indagata. L'amministrazione al suo interno non aveva risorse e personalità in grado di gestire questo servizio informatico? Ma assolutamente sì. Queste risorse si chiamano Sicilia Servizi, che è una società partecipata a totale partecipazione alla Regione Siciliana, al cui interno esistono delle professionalità informatiche di altissimo livello che avrebbero potuto gestire tutta l'operazione a costo zero. Siamo andati nella sede di Sicilia Servizi, il colosso informatico della Regione Sicilia. Per guidarla, Crocetta ha nominato il magistrato Antonio Ingroia. Sicilia Servizi andava investita mesi e mesi prima del fatidico click flop day. Nessuno lo ha fatto. A questo si aggiunge che l'appalto da 500.000 euro affidato a una società esterna senza gara serviva per gestire una piattaforma informatica che era stata addirittura regalata dalla Regione Marche alla Sicilia. Ma lei lo sapeva che questo sistema informatico era stato concesso gratuitamente dalla Regione Marche? Francamente questi particolari non erano a mia conoscenza. L'ha saputo dopo? Sì, mi sono anche un po' aggiornata e informata bene su tutte le vicende che c'erano dietro. Dopo questo grande affare della Regione Siciliana pagato dai cittadini, l'assessorato alla formazione professionale vuole rilanciare il progetto per i giovani, ma quando si concretizzerà qualcosa? I risultati, ecco, di questo percorso li potremo vedere soltanto tra un anno e mezzo, non di certo ora, perché è andato in tilt un sistema informatico. Un altro suo ex collega, D'Ambrosio, sti magistrati. Fa impressione, perché se questa, va detto in tutto rispetto, ma se questa è la fine che fa uno che ha messo in piedi, grazie a dei supporti importanti anche della mediaticità, ma ha messo in piedi la rivoluzione civile, che ha messo sotto intercettazione telefonica il Presidente della Repubblica e con l'ottimo travaglio a supportarlo quotidianamente dalle pagine del giornale in cui scrive, e fa questo tipo di fine in cui appunto è difficile distinguere fra lui e qualche altra figura che invece lo ha raffigurato in qualche... Crozza, dica pure, è identico come lo fa Crozza. Allora, veramente, quanto danno ha fatto la magistratura all'esperienza di Ingroia? E continua a farla con questo tipo di immagine e tipo di esperienza che sta facendo. Quanto danno ha fatto alla credibilità e alla autorevolezza che la magistratura deve continuare ad avere in un paese democratico? Quanto danno? Io, va bene, metto ancora un altro piccolo sassolino, nel senso che vi porto anche a Palazzo Chigi, vi faccio vedere un'altra storia, secondo me abbastanza incredibile, sì, che sta succedendo in questi mesi a Palazzo Chigi, così poi commenteranno tutto assieme Rizzo e Gentiloni, perché ce n'è un bel po' da commentare, guardate. Questo è Palazzo Chigi, la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qui ci sono le stanze del potere, ci sono i capi di governo, i sottosegretari e i ministri che dipendono direttamente dalla presidenza del Consiglio. Ebbene, avreste mai pensato che anche fra queste mura, qui a Palazzo Chigi, esistesse il fenomeno del precariato e che ci fossero lavoratori che per alcuni mesi non hanno percepito lo stipendio? E proprio così abbiamo scoperto che gran parte dello staff che lavora per il Presidente del Consiglio Renzi, il sottosegretario Delrio e i ministri senza portafoglio per oltre 7 mesi non ha percepito lo stipendio. Ma facciamo un passo indietro. Come funziona l'insediamento di un nuovo governo? Il Presidente del Consiglio affida ciascun ministro un budget. Attualmente siamo su un milione e mezzo di euro, nel quale lui deve creare la diretta collaborazione, guidata dal capo di gabinetto. Nel gabinetto ci sono le varie funzioni, e quindi hai la segreteria del ministro, la segreteria particolare, hai l'ufficio stampa, hai l'ufficio legislativo, il ministro, dopodiché scrive un decreto che va alla Corte dei Conti per essere approvato. La Corte dei Conti ha 60 giorni per registrare o non registrare e rimanda indietro. E rimanda indietro a Palazzo Chigi. A quel punto esiste la diretta collaborazione. Un meccanismo complicato, certo, che però di solito richiede non più di 3 mesi. Al governo del fare, invece, ne sono serviti più del doppio. Mi hanno raccontato che praticamente hanno chiuso le dirette collaborazioni non ad aprile-maggio, come c'era da aspettarsi, ma praticamente adesso, a settembre. Abbiamo provato a parlare con l'ufficio stampa del sottosegretario Delrio. Abbiamo saputo che non vengono pagati gli stipendi. Non posso confermarle assolutamente nulla o smettere nulla, anche perché la prassi vuole che noi rispondiamo ad una richiesta scritta. Noi la richiesta scritta l'abbiamo mandata e questa è la risposta. Abbiamo provato anche a chiedere un'intervista a persone dello staff, ma nessuno ha voluto rilasciare interviste. Siamo andati allora fuori da Palazzo Chigi. Fa parte dello staff della segreteria? Nulla. Non ha sentito fra i corridoi lo scontento? Non ne so niente, non la prego, non mi metta in difficoltà. Non gli rispondo. No. Non sa niente? Non sente niente nei corridoi? Che sia per un codice etico o più probabilmente per il timore di parlare, qui nessuno vuole dirci niente. Finalmente troviamo qualcuno che si ferma a raccontare. Ho sentito, ma non ho motivo di conoscere approfonditamente quello di cui si tratta. Però lei ha sentito i dipendenti, lo staff che si lamentava? È evidente. Si dice dello staff del sottosegretario Delrio, anche dello stesso presidente del Consiglio Renzi. È vero, mi risulta. Sì, da molti anni. Sì, abbastanza. Quindi ne ha viste di tutti i colori, però questa ancora non l'aveva vista. Devo dire che francamente questa è una novità in assoluto. E allora, lo voglio dire anche a Rivieccio, che peraltro vi devo dire che durante la pausa pubblicitaria ha praticamente cercato di convincere l'intero pubblico dell'area che tira di sapere essere un lavoratore normale come voi. C'è riuscito? No, non c'è riuscito. Però dico a Rivieccio, lei sappia che a pochi metri da lei a Palazzo Chigi lavorano gratis. No, glielo dico così, come informazione. Va bene. In realtà va malissimo, più che altro. Il problema è che la questione è proprio quella che bisogna fare la differenza fra i dipendenti di Palazzo Chigi, cioè i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno appunto partecipato a un concorso e sono stati selezionati e assunti, e i membri di staff. Perché poi è quella la grande differenza, perché alla fine c'è sempre da dire che il sistema di reclutamento del pubblico impiego è il peggiore possibile, quello per concorso, fatti salvi tutti gli altri, perché ovunque non è stato fatto un concorso pubblico abbiamo assistito a scatafasci complessivi, insomma, quindi solo il concorso ci salva. Gentiloni, che mi dice? Il governo del fare non paga gli stipendi? Ma insomma, adesso non... Francamente... Non vedo un enorme problema, nel senso che... 7 mesi senza stipendio, no, a me mi creerebbe un problema, glielo dico con sincerità. Sì, ma normalmente, quando si parla di questa questione, cioè i cosiddetti uffici di diretta collaborazione o staff di ministri, assessori, presidenti del Consiglio, sottosegretari, eccetera, eccetera, si polemizza
talvolta giustamente, talvolta meno giustamente, dipende dalle persone e dalla misura delle persone che vengono coinvolte, da quante vengono coinvolte, sul fatto che si sperperano soldi pubblici per prendere questo o quello da fuori mentre ci sarebbero risorse dentro, eccetera. Qui, se non ho capito male, perché non conosco ovviamente la vicenda, invece l'accusa è che alcuni collaboratori diretti, non dipendenti di Palazzo Chigi, no, ma non sono stati pagati, delle persone normali, nei primi mesi abbiano lavorato volontariamente. Sette mesi, cioè invece che i 3-4, perché io ho fatto il ministro, in effetti ci vogliono 3-4 mesi nei passaggi tra la decisione della Corte dei Conti, il ritorno, per avere il tuo addetto stampa, il tuo capo di segreteria. Quindi per lei è abbastanza normale sta cosa, a occhio. Qualcuno potrebbe anche dire, hai visto che tasso di volontariato? Che dici, Sergio? Un problema. Siamo di fronte poi a vedremo un... Se le persone scelte sono valide, sono brave. No, ma infatti io volevo il problema al contrario, una persona normale, sette mesi da stipendio, fa fatica. No, però questo, diciamo questo, se le cose sono andate effettivamente così, ti dice tutto di come funziona la burocrazia italiana, no? Cioè, di come funziona un sistema proprio nel punto che dovrebbe essere lo Palazzo snodo. A Palazzo Chigi, di fianco a Matteo Renzi. Cioè, questo ci vuole la bollinatura della Corte dei Conti. Secondo me questo ci impiega questo più di due mesi. Il vero diciamo, elemento che però che, non ha lavorato lo stesso. Che salta fuori da questo servizio. No, poverini, servizio. Certo. Credo che siano un po' in difficoltà. Tutto qua. No, ma la conoscevi dico, la storia, tu Sergio? No, io non la conoscevo la storia, ma dire, proprio risottolineo ancora una volta questo. Cioè, vuol dire che la burocrazia è arrivata alla frutta, no? Cioè, se nemmeno alla presenza del Consiglio dei Ministri, quelli che devono poi far funzionare la macchina, perché poi lo staff è quello che è capo di gabinetto, l'ufficio legislativo, questa gente qui, è la gente che deve poi materialmente, no, far funzionare le cose, mettere in moto i provvedimenti. Sì. No, se nemmeno lì riesci a in tempo reale a provvedere, ad esaurire una pratica burocratica, vuol dire che siamo proprio alla frutta. Su Palazzo Chigi, poi, Palazzo Chigi, dovrebbe fare un discorso, perché io adesso non so, pare che siano stati messi in moto dei meccanismi di riduzione, di taglio, eccetera, eccetera. Questo perlomeno è quello che dice Graziano Del Rio quando ci si parla. Io vorrei vedere il risultato, perché non ci dobbiamo dimenticare che tutto comincia da lì, cioè Palazzo Chigi è una struttura che ha qualcosa come 4.000 è molto cresciuta negli ultimi 500 o 4.600 dipendenti, che diciamo andrebbe profondamente snellita, non se non mi ricordo male prendono i premi se usano l'email, non soltanto, ma non soltanto, cioè chiunque lavori a Palazzo Chigi ha ovviamente delle indennità supplementari. Quindi che fenomeno si è prodotto? Il fenomeno per cui tutti vogliono andare a lavorare a Palazzo Chigi, anche gli addetti della pubblica sicurezza vogliono andare lì, perché ovviamente è una vicinanza al potere, ti dà anche queste piccole cose. E siccome in Italia i meccanismi di selezione poi sono quelli, succede che c'è una pletora di comandati che poi vengono in qualche modo diventano poi in qualche modo dipendenti stabili. Io ricordo che Berlusconi, quando nel 2001 diventò Presidente del Consiglio, raccontò di aver incontrato Margaret Thatcher, la quale disse... Che scandalo, ma lo sa che Tony Blair, il mio successore, ha assunto un sacco di gente a Downing Street, adesso sono 200, no? E Berlusconi disse al giornalista che lo stava intervistando, disse 200, ma si rende conto, noi ne abbiamo 4.500 a Palazzo Chigi. Dice, qui bisogna fare un lavoro di taglio profondissimo. Quando è uscito, nel 2011, ce n'erano di più. Ce n'erano 4.600. Questo è il sistema italiano, no? Va bene. Allora, sì, Silvio, dal volo che poi devo lanciare una cosa. Sì, volevo dire ai politici, la trasparenza, quando un giornalista vi viene a chiedere delle cose, delle notizie, perché vi trincerate a non rispondere? Ma chi ti riferisci? Ai politici. Quanto
ma quelli non erano politici. Le persone, i giornalisti si presentano per avere notizie di trasparenza. Sì, ma tutti dipendenti. Chiedo scusa, le persone che venivano interpellate... No, lì è chiamato in causa la presidenza del Consiglio, sì, ma... e non gli hanno risposto. No, dico, quelli che venivano interpellati lì erano dei dipendenti. Dopodiché io penso che Silvio diceva una cosa giusta, che in molti casi evitare l'opacità, dire le cose come stanno, si fa più bella figura che non approvare. Io rispondo sempre, anche a quelli finti di, come si chiama, di Striscia la Notizia. Esatto, bravo. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa. Abbiamo parlato molto in questi ultimi giorni di economia, di ricette di sinistra, ricette di destra. Oggi vogliamo farvi sentire il parere di una signora economista americana che si chiama Dade McCloskey. È diventata molto famosa perché è diventata un po' l'anti-Piketty, che è questa economista invece francese che ha delle teorie molto di sinistra sull'economia, ma anche perché c'è un piccolo particolare, che questa qui è una signora che si chiamava Donald, era un uomo, poi è diventata donna, quindi ha cambiato sesso ma ha anche cambiato teorie economiche, quindi un personaggio molto interessante. L'abbiamo intervistata, dopo la pubblicità vi facciamo vedere cosa ci ha detto a proposito dell'economia e quindi delle ricette per il nostro futuro. Pubblicità. Mambo italiano, mambo italiano. Did your personal journey in your life? Il suo percorso personale, diventare una donna dopo essere stato un uomo, ha influenzato il suo approccio all'economia? Yes, it did. Sì, assolutamente. Io ero un vero macho. Amavo il football. Ero capitano della mia squadra alle superiori. Football americano, a presente. Come economista ero un duro, ma ho imparato cos'è l'amore innanzitutto. Ho imparato le diverse dimensioni degli esseri umani. Gli uomini si concentrano sulla competizione. Tutte le loro conversazioni sono una gara. Io ho scoperto molto presto che la conversazione femminile consiste nel creare un legame, sempre. Poi mi sono detta, aspetta un attimo, anche l'economia funziona così. Certo, conta la concorrenza. Ma ho capito che la conversazione tra le persone e la cooperazione sono una parte altrettanto importante dell'economia, come in un matrimonio. Pensa che questo approccio europeo, approccio tedesco, questo approccio economico in generale ai problemi che abbiamo sia corretto? Pensa che siamo davvero in una crisi? No, non penso che l'Italia sia in crisi. Gli italiani non sono mai stati così ricchi come lo sono oggi, in termini di consumi reali, inclusi i molto poveri. Stanno molto meglio oggi di 50 anni fa. Pensate invece a cosa serve all'Italia nel futuro. Le serve, come a tutte le economie, l'innovazione. E questa proviene da... Proviene dalla classe media, dalla borghesia. Innovatori seri, imprenditori, uomini d'affari, inventori. Facciamo un esempio. Uber, il car sharing, il servizio sostitutivo dei taxi. I tassisti lo combatteranno in tutte le città italiane fino alla morte. Perché sanno che se Uber funziona, loro sono finiti. Il problema è che se lo sviluppo di Uber e di aziende simili sarà bloccato, quell'innovazione non avverrà, quel modo economico di avere taxi a buon prezzo svanirà. Quindi l'ideologia è molto importante. Come ci mettiamo in relazione con la classe media, come ci approcciamo a quell'innovazione. Quanto siamo convinti che se lasciamo le persone libere, se diamo loro dignità, le cose andranno meglio. Quella fiducia nel progresso è la chiave per comprendere il mondo moderno.
non l'accumulo di capitale, non lo sfruttamento delle risorse, non il libero commercio e nemmeno le politiche dei governi in fondo. Quello che davvero conta è la dignità della classe media. Mambo, it's down.